Buon venerdì santo a tutte le telespettatrici e ai telespettatori. Oggi sarà una puntata molto ricca. Partiremo dalla vicenda di Ilaria Salis con un interrogativo che ancora rimane, un interrogativo che non ha avuto ancora alcuna risposta. Ma noi abbiamo una cosa molto interessante da farvi rivedere, che in realtà una risposta la dà. E cioè, Orban più volte ha detto: mi sono impegnato, ho parlato con la Premier Giorgia Meloni e il mio impegno è quello per migliorare le condizioni di vita in carcere della vostra concittadina. Dice Orban: io non ho nessun potere sul sistema giudiziario, c'è la separazione dei poteri, quindi non posso intervenire su un processo, ma posso intervenire sulle sue condizioni di vita all'interno delle carceri, quindi anche sul suo trasporto dal carcere al tribunale. Questo non lo diciamo noi, ma questo lo ha detto Orban in un'intervista che vi faremo rivedere tra poco alla nostra Ludovica Ciriello. Ed è questo il punto che in queste ore non è stato troppo sottolineato. Poi torneremo su un caso, il caso Valditara. Il ministro della Pubblica Istruzione e del Merito, così si chiama oggi il ministero, ha detto che la maggior parte degli alunni nelle classi deve essere italiana. E poi c'è la polemica sul Ramadan, il caso Pioltello, che in realtà è un caso, anche questo, che riguarda un istituto che autonomamente ha deciso di scegliere di concedere un giorno per dare la possibilità ai bambini di fede musulmana di rispettare quello che è il mese più importante nella tradizione islamica. Buongiorno e bentornata a Laura Boldrini, che peraltro è appena tornata da Budapest, dove è stata a seguire ieri con una delegazione di parlamentari il processo a Ilaria Salis. Bentornata Laura Boldrini. Al suo fianco Maria Teresa Melli, firma del Corriere della Sera. Buongiorno. Cristian Raimo, scrittore, insegnante, munito di Tomi, mi mostra qualcosa che ha. Faccio questo. Sembra la bancarella dell'usato. Dell'usato, no, non volevo permettere. Però questo è l'ultimo libro di Valditara, così si capisce un po' meglio. Facciamolo vedere a favore di camera. Per favore. Sì, poi ci sono gli scritti di Gramsci sulla scuola, perché spesso sono citati. Poi c'è il dibattito della scuola alla Costituente, perché insomma di quello si è parlato. E poi c'è una buona storia della scuola, è quella che ha scritto Giacomo Civez. E poi ci sono alcuni altri testi sul rapporto tra scuola e disuguaglianze, perché di questo si parla. Insomma, magari ha senso citare due righe qua e due righe là. Sì, no, questo lo faremo senz'altro. Sandro Iacometti, firma di Libero, e bentornato al direttore. Ciao, Vittorio Feltri. Buona Pasqua, caro Vittorio. Ci sente Feltri? Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Cosa fai per Pasqua, Pasquetta? Fai una gita fuori porta? Me ne guardo bene. Stai a casa. Rimango a casa e mi annoierò alla morte per due giorni. Ho capito. Perché le feste su di te hanno questo effetto. Diciamola questa ora, ti rompi le balle. Scusa se uso questo linguaggio, ma è così, no? Ti rompi. Hai interpretato perfettamente il mio pensiero. Ormai sono un feltrologo. Allora, andiamo subito a ricostruire quello che è accaduto e lo facciamo con la nostra Perla, che ci racconta le reazioni del mondo politico dopo quelle incredibili immagini della Salis portata con le catene nell'aula del Tribunale di Budapest. Perla. Calpestato lo Stato di diritto e insultata la dignità dell'Italia. Bisogna fare solo una domanda al governo e alla destra. Che razza di patrioti siete? Sul caso Salis le opposizioni vanno all'attacco, tutte con una delegazione di parlamentari presenti in aula a Budapest. Ancora una volta in catena, ancora in carcere. Il governo si svegli, faccia qualcosa per riportarla a casa, per dire all'amico Orban che questa idea del diritto, della giustizia, è un'idea che sta fuori, deve stare fuori dai confini del governo. Di sicuro una tegola per Viktor Orbán, in procinto di entrare nella famiglia dei conservatori. Chiediamo al governo italiano un impegno chiaro e netto, compreso se necessario porre il tema del trasferimento delle risorse all'Ungheria se non iniziano a rispettare lo Stato di diritto. Io non credo che dei magistrati italiani apprezzerebbero se un qualche esponente politico di altri paesi andasse a dire che questa cosa che ha fatto il magistrato italiano va bene, quest'altra non va bene, questa è inaccettabile e così via. Non possiamo pensare che perché sono ungheresi si sentano inferiori a dei magistrati italiani. La Lega questa volta tace. Non politicizziamo il processo, perché se viene politicizzato il processo
Chi ne subisce più le conseguenze è la Salis. Ad accusare il governo di essere immobile però è lo stesso padre di Ilaria Salis. Il nostro governo si spende personalmente per qualsiasi italiano che all'estero si trovi in condizioni di difficoltà. Chicco Forti per anni nessuno era riuscito a riportare in Italia, noi ci stiamo riuscendo. Ho ricordato il caso di Zaki, che comunque non. Anche lui è uno che ha fatto politica e fa politica e porta avanti idee contrarissime a quelle del nostro governo, ma ci siamo impegnati per riportarlo in Italia. E infatti le parole del papà di Ilaria Salis sono state ieri, dopo la sentenza in cui i giudici hanno respinto la richiesta di mandare Ilaria Salis ai domiciliari. Anche a Budapest, hanno detto di no anche ai domiciliari a Budapest, mica in Italia. Avevano già un appartamento, una casa, era già tutto previsto, ma i giudici hanno detto no. E allora ieri Salis, il padre di Ilaria, ha detto: mi rivolgerò direttamente al capo dello Stato perché dai ministri sono arrivati solo bugie. Ora vi faccio risentire Orban, però... Laura Bol... il quadretto di Orban? Come? Perché ha messo il quadretto, l'immaginetta di Orban qua? Questa, ah, questo? No, semplicemente per far metterla nel centro del... Ah, ok. Non c'è un elogio di oggi. No, questo tipo quelli non, che... non arriviamo a tanto. No, ti preoccupare, così. Perché ti agiti subito, questo capisco. E qua, è perché Orban è in realtà quello che avrebbe potuto fare qualcosa, perché lo dice lui stesso, ma non lo ha fatto. Adesso vi farò ascoltare perché. Prego, Boldrini. Sì, no, non lo ha fatto ed è infatti una questione politica, perché il modo in cui una detenuta viene tradotta nell'aula di tribunale non dipende, diciamo, dai giudici, che è quello che si può far credere, no? Ma dal Ministero della Giustizia, dunque dall'esecutivo. E certamente se la Presidente del Consiglio avesse fatto pressione su Orban, bah, forse ci sarebbe riuscita a ottenere almeno quel risultato. Morale della favola, abbiamo visto uno spettacolo indegno, indecoroso. Io sono rimasta sconcertata, eppure insomma ho una certa età, di situazioni ne ho viste. Sconcertata perché non mi era capitato mai di vedere un essere umano tenuto con le catene, al guinzaglio, una donna che non riusciva neanche a camminare perché aveva i ceppi alle caviglie, tenuta con le manette strette e il guinzaglio, cioè decenni di cultura giuridica stracciata. Eppure, Parenzo, nell'Unione Europea c'è la stessa direttiva, quella che impone agli Stati di non esporre l'imputato come se fosse già colpevole, cosa che invece è accaduta perché tu vedevi quella scena e pensavi: oddio, questa donna si è macchiata di crimini orrendi. E qui siamo ancora in una fase, per chi ha visto preventiva, il film Il silenzio degli innocenti, quasi fosse Hannibal Lecter, sì, quindi una sproporzione totale, no? Quindi, ecco, questo voglio dire, che evidentemente non c'è stata la dovuta pressione, ed è inutile che Tajani dica non è una bella cosa, ma non è una bella cosa vedere una persona così, ma non è bon ton, non è bon ton, è la cancellazione dei diritti di una detenuta. E allora uno Stato come il nostro si dovrebbe far sentire, e anche l'Unione Europea, perché la direttiva esiste, e invece a fronte di questo bisogna essere Meli, Feltri e tutti gli altri. E silenzio. Il governo italiano secondo te ne esce indebolito da questa vicenda, oppure tutto sommato, anche per l'elettorato della destra, te lo voglio chiedere così, la vicenda della Salis è sì importante, però insomma è una nostra concittadina che alla fine è accusata di aver partecipato al pestaggio di alcuni neonazisti, quindi sì, noi ci impegniamo per portarla a casa, però non è la nostra bandiera. Che impressione ne hai? Allora, io l'impressione del governo non ne stia uscendo bene, non ne sta uscendo bene neanche tutta la politica, perché il vero spettacolo indegno è quello che stanno facendo destra e sinistra su questa poveraccia, perché hanno, c'è diventato tutto motivo di polemica politica. Allora, probabilmente se il governo vuole fare qualcosa lo farà in silenzio, io mi auguro, e non con grandi proclami. Ciò detto, penso che l'elettorato di centrodestra, e non voglio offendere l'elettorato di centrodestra, per carità, penso che non interessi ben poco di questa storia, ma questo non dovrebbe essere il governo non dovrebbe valutare questo, anche se purtroppo questo è un governo che pensa molto soltanto al tornaconto elettorale, e dovrebbe valutare piuttosto il fatto che è necessario farsi sentire con Orban veramente. Cioè, ma tu dici una cosa che alla fine non porta nel cinismo della politica, non porta voti, e quindi uno se ne frega. E uno se ne frega, però dovrebbe fregare a Meloni, perché la figura
di un governo che non è in grado di difendere i propri cittadini dovunque essi siano, la sta facendo tutta. Allora arrivo subito ovviamente da Vittorio Feltri e voglio sentire, abbiamo un secondo, Christian Raimo, perché noi abbiamo intercettato Viktor Orban qualche mese fa a Bruxelles. Era notte, era sera, lui aveva partecipato a una riunione, stava uscendo da un notissimo e buon ristorante di Bruxelles, la nostra Ludovica Ciriero era lì e gli ha fatto una domanda molto molto precisa. Riascoltare oggi questa intervista che abbiamo fatto a Orban ci fa capire che in realtà qualcosa si poteva fare. Sentiamo. Mr. President, did you talk about Salis with Giorgia Meloni? About chi? Ilaria Salis. Ovviamente. I put together the facts and details about the whole story. Okay. Ho ricostruito i fatti e i dettagli della vicenda, glieli ho detti, anche come appaiono le circostanze della detenzione, il telefono che ha usato parecchie volte, non è tagliata fuori dal mondo, è errato dirlo. E ho chiarito che nel sistema ungherese il pubblico ministero dell'accusa non appartiene al governo ma al Parlamento, quindi non posso influenzarlo in alcun modo. L'unica cosa in cui posso essere a sua disposizione riguarda le condizioni di detenzione e prometto che riceverà un giusto trattamento. Allora, questo io la vorrei chiamare tecnicamente la pistola fumante. Sì. Lo ha detto lui a noi, questa dice l'unica cosa che io posso garantire, Raimo, Feltri e poi tutti gli altri, è una giusta detenzione, anzi non ha usato, in inglese usa, forse lo possiamo riascoltare, proprio l'ultimo secondo della parola inglese che Viktor Orban utilizza. Ma a me le uniche parole che piacciono, diciamo, tutta questa vicenda sono quelle del padre, sì. E mi fanno ricordare il processo a Sacco e Vanzetti, che erano due italiani, a un certo punto, se uno si ricorda anche il film, insomma anche così, a un certo punto loro cambiano sistema di difesa e dicono abbiamo sbagliato a non politicizzare la vicenda e cominciano a politicizzare la vicenda. Allora qui c'è un antifascista, una collega, perché insegna, che a un certo punto è andata in Europa, cioè a casa nostra, perché ci sono le elezioni europee, quella è casa nostra, e a picchiare dei neonazisti. Allora, cosa bisogna fare con dei neonazisti? Per me bisogna picchiarli. Beh, no, ha fatto bene. Adesso dai. No, io penso che... Aspetti, Raimo, perché se no... Lei dice che non li ha picchiati, eh? No, lei dice che non li ha picchiati. No. Scusatemi, eh? Io dico che secondo me... È una provocazione, ovviamente. È una provocazione, nel senso, io insegno a scuola... Come non a picchiare i fascisti. Nel senso, a picchiare i neonazisti penso che sia. Ma no, giusto. Ma come a picchiare? No, Raimo, Raimo, non si picchia nessuno, Raimo. Allora, io penso. Lei sa che in questa trasmissione parlano cioè non c'è mai stato nessuno. Allora, nessuno era mai arrivato a dire in diretta televisiva: io insegno ai miei studenti a picchiare i neonazisti. Questo non si può dire. Io non dico che insegno ai miei studenti a picchiare i neonazisti, io insegno ai miei studenti che la democrazia è arrivata, possiamo trarne, dal fatto che a un certo punto c'è stata un'opposizione seria di fronte al nazismo, ok? Allora, Ilaria Salis non stava picchiando un neonazista, stava assistendo in qualche modo a una manifestazione in cui in qualche modo si contrastava una... No, hanno provato a spaccargli la testa a quelle persone, quelle saranno anche dei neonazisti, ma hanno provato... Un conto è andare... Questo è l'agguato. Allora, questa roba qui... Sì, ma lei allora sto dicendo, lei ha sempre detto che non ha partecipato al pestaggio. Esatto. Quello però è un pestaggio. Non c'è ombra di dubbio. Allora, qui abbiamo un governo. Io sono per il massimo della dialettica e il massimo della contestazione. E l'ho detto anche agli studenti della Sapienza che mi hanno contestato. Vi potete contestare, quindi non c'è problema. Quando c'è qualcuno, come accade in Ungheria, cioè milizie armate, neonaziste, colluse col governo. Lei ha detto un'altra cosa, però. Milizie armate, neonaziste, colluse col governo, che in qualche modo, in cui non c'è nessun tipo di separazione tra i poteri, tra governo, polizia, ministero e milizie armate, paramilitari, neonaziste, cosa bisogna fare per contestare quel tipo di ferita alla democrazia? Bisogna fare? Contestarlo in qualunque modo. Quello che sta facendo Ilaria Salis in questo momento è testimoniare cosa vuol dire la democrazia. Ma quel pestaggio là non c'è. Feltri, un attimo, Vittorio Feltri. Vittorio, hai sentito? Dov'è Vittorio? No, ma associarla poi. Feltri. Sì, sì, ho sentito. Prego. Ma io penso che la cosa provochi solo dolore. Vedere una donna, Ilaria, trattata in quel modo, con le catene, eccetera, mi ferisce e mi viene voglia di ribellarmi, ma non saprei come fare.
Però ancora non ho capito se questa ragazza è innocente oppure se ha commesso i reati che le vengono attribuiti, e questo è un punto fondamentale. Un altro tipo di polemica che si fa riguarda appunto i metodi di carcerazione, ma noi italiani siamo gli ultimi a poter dare delle lezioni, sia pure all'Ungheria, per un motivo semplicissimo, che nelle nostre carceri c'è il record dei suicidi, si vede che i detenuti non vengono trattati con i guanti bianchi. Non solo, poi la nostra giustizia che tiene in galera 33 anni un pastore per poi accorgersi che era innocente, anche questa non è una gran prova di civiltà giuridica. Per cui stiamo attenti a fare le critiche, perché prima di tutto dovremmo farle su noi stessi, sui nostri sistemi, che sono peggiori ancora rispetto a quelli dell'Ungheria, che però con la vicenda di questa ragazza si sta dimostrando veramente incivile. Il caso sardo che citava il direttore Feldi è il caso di Zuccheddu, di cui vi abbiamo raccontato anche noi. Sandro Iacometti, dice Christian Raimo, in tutto sommato l'antifascismo militante è una cosa buona, battuta una medaglia. Beh, dai. Vogliamo dare una medaglia, invece di metterli in carcere, chi va a picchiare i nazisti, li diamo una medaglia, li candidiamo come ha proposto. No, ma queste manifestazioni non dovrebbero essere autorizzate, queste dei nazisti, chiaramente. No, dopodiché la violenza si condanna sempre. Sì. Sinceramente credo che... Perché dice no sempre, Raimo? No. Perché la nostra Repubblica credo... fonda su una violenza giusta. Ma no, ma dai, cioè, nel senso che non è che ma, lì non, ma lì c'era la dittatura, però. Ok, perché... Cioè, per passare dalla dittatura... E il regime di Orban somiglia moltissimo, almeno a un'autocrazia, a un regime autoritario che va verso la dittatura. Però non autorizza il mai. Io credo non autorizza la sprangata. Ha dei legami talmente organici tra governo e forze paramilitari naziste che a un certo punto che cosa bisogna fare per cercare di difendere la democrazia? Bisogno di essere tutelato, però siccome so già che adesso verranno le polemiche perché diranno Raimo ha detto in diretta televisiva giustamente. Che è giusto... Le do la possibilità di spiegarlo meglio se vuole, per evitare che poi lui è convinto, gli ispettori ma a scuola sua. Io le faccio una domanda veramente sì, così prego, chiara. Di fronte a il nazismo e sì. L'uso della violenza di truppe paramilitari a casa nostra, cioè in Europa, qual è il modo migliore, più efficace, secondo lei, secondo David Parenzo, secondo Laura Beldrini? Secondo me sono le manifestazioni pacifiche... Non vanno autorizzate. Okay. No, uno non andrebbero autorizzate perché sono fuori legge. Secondo ne devono rispondere davanti d'accordo, alla giustizia, assolutamente ma non d'accordo, l'utilizzo assolutamente della violenza. Assolutamente d'accordo, quando non soltanto sono autorizzate, ma sono sostenute dai governi, sono finanziate dai governi, sono in qualche modo organica ai governi, come è il caso di Orban. Cosa si fa? Ma lei sa che ad esempio in America il Ku Klux Klan può liberamente fare le manifestazioni. Ma quando manifestazioni pacifiche possono insegnare a lei e a quegli altri che picchiavano i neonazisti, possono insegnare, vada a scuola dai radicali, così allora, fare la manifestazione. Iacometti l'abbiamo interrotto, però Iacometti e Raimo, prego, scusami. Non so se posso concludere. Rivediamo le immagini di quell'aggressione dove vi ripeto, sì, però sì, ma io credo, io, si è sempre se dichiarata. Posso parlare un secondo? Sì, prego. Se posso parlare un secondo? Io credo che i Raimo e anche l'Allegra Brigata che ieri si è recata a fare il sit-in movimentista al tribunale di Budapest siano i peggiori nemici in questo momento di Ilaria Salis, perché stanno creando un clima di contrapposizione politica che inasprisce. Però scusi Iacometti, perché io ti faccio finire, però perché l'onorevole Laura Boldrini dovrebbe l'ha definita Allegra Brigata? Perché è un parlamentare andato a fare il suo lavoro di parlamentare. Perché no, il lavoro di parlamentare si fa nelle sedi giuste, si fa in è Europa. È andata a difendere una, delle istanze, una cittadina italiana. È andata a difendere. Ma non decide lei non come si fa come se di sono dei ragazzini ma abbia di un centro sociale. È una prerogativa. Non stanno in un centro andare sociale che vanno a fare la manifestazione davanti al tribunale. A una concittadina. Davanti al tribunale di uno Stato europeo. Quello crea danni a questa situazione. È democrazia, Iacometti. Finché voi andrete lì.
lì a fare le manifestazioni. Noi non facciamo le manifestazioni, abbiamo partecipato all'udienza in modo molto rispettoso. Una alla volta, il clima. Il clima è molto pacifico. Avete inasprito il clima, continuate ad accusare il governo italiano. C'è un governo autocratico con delle truppe paramilitari. Ci dovevano essere anche i colleghi della maggioranza. Cioè dice, scusami Giacometti. Ci dovevano essere anche i colleghi della maggioranza, perché una concittadina trattata come una bestia, tutti dovremmo essere lì a difendere i suoi diritti di detenuta, anche la maggioranza. Vi voglio far fare un passo in avanti, cioè la discussione Cristian Raimo ci dice: attenzione, il caso io non condivido l'analisi, ma non condivido in alcun modo quali sono le cose. Però allora in questo momento l'abbiamo visto e Ilaria Salis ha avuto il coraggio e la determinazione di mostrare che nell'Europa c'è un paese fortemente antidemocratico. Ci sono tre procedure di infrazione per la giustizia, Raimo, però non è che l'Europa non ha fatto niente. Assolutamente, ma questo non caso non è il caso di una poveraccia, è il caso di una donna che sta difendendo le sue idee e sta mostrando a tutti come in Europa tolleriamo dei regimi autocratici che hanno un collegamento organico con neonazisti. Sì, però lì c'erano le spranghe. Cioè, questo gruppo Ilaria Salis non c'è. Ma un caso dici? Salis. Il caso Salis è, come dire, un epifenomeno del caso immenso che è il caso Orban. Il governo Orban allora come va battuto con che cosa? No, in qualche modo Orban. Si possono fare manifestazioni, certo. Si possono fare pressioni, per esempio quello che si dice. Ma queste non sono pressioni. Questa aggressione qua. Questa è violenza pura. Guarda, sono in sette contro. Ma facciamo vedere invece di queste immagini le manifestazioni paramilitari neonaziste sostenute da Orban invece di queste immagini qui. Quello vuol dire fare effettivamente un lavoro politico per le europee. Cosa bisogna fare alle europee? Europee. Quelle sprangate non sono un lavoro politico per le europee, però, Raimo. Questo no. È un boomerang per chi vuole la democrazia. È proprio esattamente il contrario. Dipende da come la pensi. Facciamo vedere le parate di Orban. Facciamole vedere. Forse è più inquietante che sia amico di Putin forse sa che è. Lei forse sa chi è, la maggior parte delle persone purtroppo no, lo sappiamo, non sa chi è. Lo sappiamo. E per sono fortuna anni c'è una donna coraggiosa sta che sta mostrando cos'è quel regime, che l'eroina non è più ambiguamente sostenibile da questo governo. Oggi tutti i giornali dicono l'amico di Meloni mette in difficoltà il governo, eccetera, eccetera. Il problema è che Orban è stato un amico anche di governi sedicenti democratici. E quelle immagini lì, quel cappio, ma soprattutto quel sorriso, quel coraggio di Ilaria Salis sta mostrando che questa ambivalenza, questa ambiguità non è più possibile. Persino Bravo. La Lega sta zitta e persino per fortuna liberali come Forza Italia, come Italia Viva non riescono in qualche modo a difendere Orban rispetto a queste immagini. Ma infatti qui nessuno difende Orban. Ci voleva una persona, una semplice insegnante Orban per fare questa entrerà cosa. Entrerà nel gruppo della Meloni in Europa, attenzione. Questo è il cortocircuito, Parenzo, cortocircuito politico. Parliamo di Orban, non di una, di una poveraccia trattata come una poveraccia, un insegnante coraggioso. Se tu sei un coraggiosa. Governo come quello nostro, nazionalista, patriottico, ma come vai a concepire che una concittadina venga trattata così? Lo fai solo se c'è un interesse politico. Hai scambiato quindi la sorte, anche l'immagine di questa donna, di questa italiana, quindi con il tuo silenzio, perché c'è un interesse politico che prevale, cioè avere Orban nel tuo gruppo e quindi rafforzare la tua predominanza in Europa. Allora, sentiamo questa il padre. È cosa si chiama tristissima. Il padre della Salis ieri a Piazza Pulita da Corrado Formigli. Sentiamo. Per noi mi pare che abbiamo un articolo 3 della Costituzione che racconta che i cittadini italiani dovrebbero essere tutti uguali davanti alla legge, per cui io credo che a questo punto dovrò fare una chiamata al Quirinale per cercare di avere una mano dal Presidente della Repubblica. Lui per mesi è stato in silenzio, ci tenevo anche a dire questo, Parenzo. Lui per mesi è stato in silenzio, non ha detto una parola, non ha disturbato nessuno e per mesi non è successo nulla. Sua figlia è stata per 7 mesi isolata, non ha potuto avere neanche un contatto con la famiglia. Non scherziamo, non è paragonabile all'Italia. È vero che anche l'Italia c'ha tante pecche sul sistema carcerario, i suicidi, per carità, lungi da me dal difendere. Certo. Però questo isolamento e questo accanimento è una cosa che va oltre proprio lo stato di diritto, oltre la presunzione di innocenza. È già condannata.
Volevo farvi fare un piccolo passo in avanti su un altro scontro che in realtà in queste ore, in questi giorni c'è in Italia. Lo ha sollevato la Lega, è il caso della scuola di Pioltello, una scuola dove ci sono alcuni bambini di fede musulmana e siccome il 10 aprile sarà l'ultimo giorno del Ramadan, questa scuola, questo consiglio d'istituto ha deciso all'unanimità, quindi non è che c'è stato una, come dire, un voto dei bambini islamici e il voto dei genitori dei bambini cattolici, no, questa scuola all'unanimità ha deciso quel giorno di chiudere. Sentiamo Salvini che cosa ha detto, la clip è la numero 19. Siamo in Italia, quindi occorre la reciprocità, non penso che in nessun paese islamico chiudano per il Santo Natale o per la Santa Pasqua. Ultima riflessione, bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe per tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini. Un 20% di bambini stranieri in una classe è anche stimolante perché conosci lingue, conosci culture, conosci musiche, ma quando gli italiani sono loro il 20% di bimbi in classe, come fa quella maestra a spiegare l'italiano, la matematica, la storia e la geografia? Il ministro Salvini lo gira, sembra quasi qualcuno lo ha commentato, dice no, ma in realtà questa è una cosa a favore degli immigrati. Ma è una dimensione da anni 70, da scuola 40, ghetto. Diciamo. Cioè, ma forse non lo so da quando, Raimo, ma comunque sì, esatto, è una cosa superata. Cioè, che facciamo? Se allora noi abbiamo 5 bambini italiani e 15, visto che ce ne vogliono almeno 20 per fare una classe, allora noi non facciamo più le classi? Questi bambini non possono andare a scuola? Ma i bambini crescono nella mescolanza, nella conoscenza, si arricchiscono a vicenda, se c'è un problema linguistico si facciano delle ore di supporto. Cioè dice Savini, è più difficile insegnare al gruppo classe quando per la maggioranza i bambini allora sono tutti stranieri. Valditara, esatto, ministro dell'istruzione, no, che non li mandi a scuola. Guarda, metto in cattedra per un momento Christian Raimo, non vorrei fosse la sua ultima lezione, no, dopo quello che ha detto. Guarda, allora, già mi sei impicciato questo. Vorrei, esatto. Allora, Valditara, leggiamolo bene insieme perché anch'io ho fatto qualche difficoltà, diciamo, a capire. Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione, ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani, se studieranno in modo potenziato l'italiano laddove già non lo conoscano bene. Se nelle scuole si insegni approfonditamente la storia, la letteratura, l'arte e la musica italiana. Fa impressione. Allora, veramente, dico, alzo così perché sì, alzo, come dire, non mi piace la bacchetta d'anni 50. Sì. L'idea, allora... A te non piace la scuola libro. I ragazzi stranieri parlano e scrivono meglio, forse, ma chiunque parla e scrive meglio di Valditara. Io ho letto anche il suo libro, ha venduto 200 copie questo libro. Questo però non sappiamo. No, nel senso che... Allora, Valditara... Hai fatto bene a comprarlo perché vanno sempre... No, i libri... Allora, Valditara è un problema. Non ha alcuna autorevolezza. Non ha studiato la storia della scuola, non parla in italiano, non conosce le leggi. Questo è un problema per un ministro, perché da qui, dalla seconda riga, vede, si parla di assimilazione. Allora, non si parla più di assimilazione in Italia rispetto all'inclusione. Però della Costituzione, cioè si assimilino sui valori fondamentali della Costituzione, cioè assorbano la nostra Costituzione. Assimilazione è un concetto culturale. Allora, assimilazione è un concetto culturale. Superato. In italiano non si dice assimilare su. Ok, io se metto così non si dice assimilare su, non si usa il congiuntivo in questo modo. Allora, il linguaggio di Valditara è un linguaggio farraginoso che ha tutta una serie di categorie vecchissime, ma non sono neanche del Novecento, sono dell'Ottocento. Si parla di assimilazione nell'Ottocento, si parlava di integrazione 40 anni fa, oggi 20 anni fa si parlava di inclusione, oggi si parla di convivenza delle differenze. L'Italia non è che sta cambierà. C'è un concetto vecchio, ma dice. No, vecchio, pre-ottocentesco, pubblicità, pubblicità e ritorniamo tra poco. Scritto sì. Un po', diciamo. Allora, dicevamo, Valditara e Salvini che pongono il tema della presenza dei bambini immigrati all'interno delle aule. Feltri, hai visto questo post di Valditara molto,
criticato anche dal professor Raimo, sia da un punto di vista concettuale, sia da un punto di vista di consecutio, diciamo, di costruzione della frase. No, veramente si capisce poco o niente. Forse perché io sono abituato a un linguaggio diverso. Beh. Comunque, sono convinto di una cosa. Per quanto riguarda il Ramadan, ovviamente è giustissimo che i ragazzi islamici osservino il digiuno, ma lo possono osservare anche a scuola, non necessariamente a casa loro. Il digiuno è digiuno in un luogo ed è digiuno allo stesso modo in un altro luogo, quindi Ramadan, questo veramente mi sembra assurdo. È la festa della chiusura. Io credo che chiusura. Sentiamo un attimo, che sennò non si sente. Prego, no. Dice. No, beh, se non si può neanche parlare, ditemelo, che io ho molte altre cose da fare. Dice che stanno io. E poi volevo ricordare una cosa che prima è stata taciuta, io stesso mi ero dimenticato di dirla. Segnalo agli illustri ospiti che in Italia spessissimo, quando gli imputati sono più di due o tre, quando vengono giudicati in tribunale, vengono rinchiusi in una gabbia, e questo è civile. È bello, è elegante, abbiamo qualcosa da invidiare all'Ungheria. Le gabbie, ma le avete presenti le gabbie? Gli uomini, ho detto che quando non 50-70 non è vero, anche quando sono 3 o 4. E quindi questo va bene, ti piacciono le gabbie? Bene, tenetevi le gabbie, ma non rompete i coglioni a Orban per questa cosa. Vabbè, ho capito, però... Che si arrangi lui nel suo paese, bastava che la ragazza non andasse là a picchiare nessuno, che non sarebbe successo. Non è un lavoro, le feste mi fanno veramente male. Dice Feltri, anche noi con le gabbie dei nostri tribunali in passato... non è che abbiamo molto da insegnare allora, a... No, però cioè, non si è mai visto un imputato con le catene, anche adesso, no? Dice, ecco, sì, no, non si è mai visto. Cioè, l'habeas corpus, non è vero. Siamo nel 1215, c'è visto, la Magna Carta. E vi ricordo, ricordo che Tortora, quando fu ingiustamente arrestato, venne trascinato per strada con le manette. Qualche decennio anche questo fa. Questo è bello, elegante, va bene? No, non va bene, qualche decennio fa. Vabbè, perché dieci anni fa cosa vuol dire? Sono secoli, è secoli. È proibito secoli. Adesso. E comunque ah, neanche certo. Matteo Messina Denaro si è mai visto in queste condizioni. Dice, in Italia, oggi è proibito. Su. Stefano Bandecchi, buongiorno, Alternativa Popolare. Certo, non stava neanche in piedi, non stava neanche in piedi. Buongiorno, no, Sindaco Bandecchi. Tutto bene, come sta? Per ora benissimo. Allora lei peraltro si presenterà, credo, anche alle elezioni europee, no? È uno con la sua lista, o sbaglio? Sì, mi presenterò alle elezioni europee con Alternativa Popolare, che sì. È un partito iscritto al Partito Popolare Europeo. Quindi allora, grazie a questa cosa siamo esonerati dalla raccolta firme. Che idea si è fatto lei del caso del Ramadan di Pioltello? Se capitasse nel suo comune, ad esempio nel suo comune ci sono anche alcune famiglie musulmane. Ma noi ne abbiamo tantissime. Abbiamo una comunità musulmana molto ampia. Infatti nel comune di Terni, appena io mi sono insediato, una delle prime cose che ho fatto, ho realizzato un cimitero proprio per i musulmani, che loro chiedevano da 20 anni, ma non l'avevano mai avuto. Quindi ora hanno un pezzo di terra, giusto, che è dedicato alle sepolture, e hanno già iniziato le prime sepolture un paio di mesi fa. Quindi lei per questo ha fatto... Vediamo un attimo con la nostra Di Maggio, il candidato Bandecchi, che oltre a fare il sindaco di Terni, ora dice mi presenterò anche alle europee. Vediamo. Faccio palestra, vado a correre e poi mi piace tirare cazzotti in un sacco. Un uomo normale guarda il bel culo di un'altra donna e forse ci prova anche. I giornalisti che mi domandano se chiedo perdono, se chiedo scusa. Ora offendetevi quanto cazzo volete, ma questa è la mia idea. E se mi pento? Io non sono un bigger, sono uno normale che ha cominciato a camminare e ha consumato 3-4 paia di scarpe. Di un Bandecchi che camminando tra i nani, sinceramente aveva un po' un problema a un certo punto. Sappia che si è laureato nella sua cameretta del cazzo, dove ha studiato, e poi è andato in un esamificio di merda dove l'hanno valutata. La soluzione migliore per noi, la più eccellente, sarebbe arrivare a 3,5 e manca arrivare a 4. Ma lei porta sfiga? Come vedete,
Ovviamente abbiamo seguito la regola, siamo pieni di donne. Abbiamo messo insieme quello che il professor Laibo potrebbe chiamare l'antologia, la parola greca vuol dire fior da fiore, no? Anzos, dico correttamente, no? Mi pare. No, se lei avesse voluto mettere insieme la mia antologia, sì, sarebbe dovuto partire dal fatto che ho un'impresa che paga 2.500 stipendi tutti i mesi. Sì, sì, no, quindi anche 2.500 famiglie vivono serene, più un indotto di altre 6.000 persone. Poi avrebbe dovuto dire che ho servito la mia patria con onestà, avrebbe dovuto aggiungere... Questo è un prerequisito di tutti, però dovrebbe essere. No, le voglio dire, avrebbe dovuto aggiungere che ho ancora una serie di aziende all'estero e poi, per ultimo, avrebbe dovuto dire che sfidando la destra e la sinistra italiana porta avanti un partito che oggi non è ben visto da nessuno e che spesso mi innervosiscono. E allora tutte quelle situazioni che lei ha visto, sì, le deve mettere dentro all'alveo giusto, perché vede, lei ha fatto un insieme di insinuazioni, no? Parliamo delle donne, perché mi sono anche un po' scocciato di dirlo. Abbiamo... Sì, è stato lei a dirlo, no, questo sindaco. Ma è stata anche la sua fortuna, cioè alla fine lei ha costruito... No, ma che mia fortuna, guardi, la mia fortuna lei ha costruito... Però scusi, lei ha costruito la sua comunicazione così. Aspetti, aspetti, faccia finire. Sì. La mia fortuna è che davanti a degli imbecilli che continuano a ripetermi che io sono un istigatore per far uccidere le donne... ho precisato che primo non ho mai né ammazzato né picchiato una donna, non sono mai stato denunciato da nessuna donna e ho detto che un uomo normale quando una donna gli dà cioè gli dice no, gira e se ne va, e ho aggiunto che questo capita per un uomo che corteggia donne e per un uomo che corteggia uomini, cioè per me è allucinante che tutte le volte che una donna dice vorrei fare la mia vita, viene ammazzata. Come le sembra, Raimo, la candidatura di Bandecchi anche alle elezioni europee? Abbiamo discusso altre volte, abbiamo anche dei contenziosi all'epoca era solo giuridici, sindaco. Sono molto pagato in qualche modo. Che contenziosi giuridici avete? Non voglio... No, nel senso, adesso, come dire, abbiamo litigato altre volte in trasmissione, però allora, diciamo, io contesto, quello che contesto a Bandecchi è di tipo diverso, cioè gli contesto proprio... diciamo quello che per lui è un fiore all'occhiello, cioè l'università Unicusano. Cioè nel senso che per me in questo momento se c'è un'entità sotto attacco è l'università pubblica. Questo sta avvenendo per esempio anche nel concorso della scuola, per esempio come lei sa tutti gli insegnanti che devono diventare insegnanti devono avere 60 CFU, cioè dei crediti per imparare a essere psicologi, pedagogi, sì, eccetera eccetera. Ora le università pubbliche non stanno approntando i corsi per questa cosa e quindi essenzialmente le università private, spesso telematiche, lo stanno facendo. Questo di fatto, secondo me, quindi è un giudizio di valore, Bandecchi la penserà all'opposto, secondo me ha ridotto di molto la qualità e dell'università e dell'insegnamento. Però qui c'è il Bandecchi politico, cioè diciamo, lui dice io politico, sono un imprenditore, sono stato eletto, sono diventato sindaco del... Il Bandecchi politico... Che guarda al centro peraltro, cioè lui dice io non sono né di destra né di sinistra. Vabbè, questa è la sua... È un animale politico, lo dico in senso aristotelico, anche qui molto interessante, cioè che a un certo punto prende un cattolicesimo, lo mischia al liberismo, lo mischia al populismo, eccetera, eccetera. Sono culture completamente aliene per me, ma per me, per capire bene, diciamo, la figura politica di Bandecchi, si va proprio a prendere le cose che lui rivendica, cioè un'imprenditoria che per me lucra su uno dei disastri peggiori che è accaduto a questo paese, e cioè la distruzione dell'università pubblica. Per Bandecchi sarà il contrario, cioè ha messo su un'impresa che valorizza l'università privata. Per me, se io devo difendere qualcosa in questo paese, difendo la scuola pubblica e l'università pubblica. Quindi penso che chi cerca in qualche modo di guadagnare anche, come dire, onestamente sui difetti dell'università pubblica e privata, come dire, è un mio avversario politico. Sandro Iacometti, sentiamo se c'è spazio per tutti. Guarda, c'è un altro candidato che non so se sarà alleato di Bandecchi, ma si chiama Cateno De Luca. Guardate come si è presentato. Cosa risponde a Matteo Renzi? Insomma, in questi ultimi giorni avete avuto qualche screzio. Se l'è meritata.
La settimana scorsa ci ha minacciato perché avevo semplicemente svelato quello che sapevamo già da mesi, perché Renzi prima ha cercato Michigan e l'ha presa a Bernacchia, poi ha cercato Totò Cuffaro, non potendo fare altro, e mi ha detto di querelarmi perché avevo svelato questo segreto. Ebbene, ormai è sotto gli occhi di tutti, certamente ci auguriamo, ma solo una questione di bon ton, che la Bonino batta un colpo. Va bene, questa è sull'alleanza. Un flash di Iacometti ha alzato il livello, Cattero De Luca, diciamo. No, perché ampiamente. Però non si sa se stiamo nell'ambito del cabaret, del crash. Saremo pure... Di cosa stiamo parlando? Glielo dica De Luca. Cioè, ma non si sa più niente. Qua è torpiloquio, sessismo, volgarità. Ma questa lo chiamiamo politica ancora? Cioè, ma cos'è questa roba qua? È veramente squalificante. È una cosa indegna. Posso parlare anch'io? Prego, Bandecchi, sì, rapidamente. Sì. Tanto per cominciare voglio dire una cosa, parlando di politica, perché parlando di politica, prima di tutto, dopo 15 anni che il PD a Terni non faceva il cimitero per i musulmani, la destra non ci ha mai pensato, io l'ho fatto in 3 giorni. Questo potete chiederlo ai responsabili della comunità musulmana e vi risponderanno. Sì. Secondo punto, per quanto riguarda il Ramadan, chiaramente io non ho avuto niente da dire sul fatto che per l'ultimo giorno del Ramadan la scuola potesse scegliere quella giornata, dato che è nei suoi diritti istituzionali, dato che c'aveva una classe di 29 bambini musulmani, quindi non c'era nessuno. Quindi per lei è giusto, certo. Sarebbe comunque stata una giornata vuota. Certamente sono anche d'accordo sul fatto che se vogliamo integrare i musulmani in Italia non possiamo isolarli, quindi parafrasando, se si fa una classe con 29 musulmani e un italiano non stiamo integrando quei ragazzi. Forse è giusto integrare quei ragazzi facendo una classe di 10 ragazzi stranieri e di 20 ragazzi italiani, in modo tale che l'integrazione possa iniziare in maniera flash normale. Flash di Raimo e poi Iacometti. Cioè, allora, dice buon senso, allora, dice Bandecchi. Sì, allora, non ci sono, Faccio. Allora, la questione è sempre sociale e politica. Un flash. Nella sua classe quanti... Come... Ma ci sono un po' di ragazzi musulmani che stanno facendo, per esempio, il Ramadan e chiaramente festeggeranno alla fine il Ramadan. Ma le faccio un esempio. L'altro giorno stavo chiacchierando con un insegnante che ha lavorato a Langhirano. Langhirano è la scuola che ha la più alta percentuale di ragazzi stranieri in Italia, che non sono stranieri così, sono stranieri semplicemente perché non hanno la cittadinanza italiana, quindi questo è un altro punto. 95%. Chi sono questi ragazzi? Sono i figli di nordafricani, magrebini soprattutto, che lavorano nei salumifici, nei prosciuttifici del prosciutto del consorzio di Parma, che quindi in qualche modo vengono sfruttati per fare quel lavoro lì per il Made in Italy. E chiaramente sono pagati, hanno un contratto. Sono spesso sfruttati perché devono in qualche modo, sono spesso sfruttati con stipendi bassi, con un indotto basso, eccetera, eccetera. Se hanno un contratto in regola, comunque, lavorano lì, eccetera, eccetera. In un prosciuttificio, in un salumificio musulmani che quindi in qualche modo non possono mangiare carne. Allora. Qual è il modello di Salvini? Il modello di Salvini non è un modello musulmani, cristiani, stranieri, italiani. È un modello che in qualche modo gli stranieri devono essere assimilati, come dice Valditara, o integrati, come dice Bandecchi, se effettivamente fanno lavori con salari da fame, con salari bassi. Ma no, lavori, Raimo, però in qualche modo scusi, questa cosa qui può essere un comizio filocomunista, però mi deve scusare. Se ho delle ragioni può essere anche un comizio filocomunista, perché penso che in qualche modo ci debba essere l'articolo 3 della Costituzione che dice che bisogna emanciparsi. Salutiamo intanto Vittorio Feltri, grazie per essere stato con noi e tantissimi auguri di buona Pasqua. Iacometti. No, io volevo, guarda, intanto è difficile fare ragionamenti oggi, però volevo esprimere solidarietà agli studenti e alle famiglie del professor Raimo, perché mi sembra, sentendolo parlare, che gli indirizzi, un extra parlamentare di sinistra degli anni 70, cioè sta sostenendo delle tesi fuori dal mondo, lo sfruttamento, l'università privata non va bene,
picchiare un fascista. Hanno scritto un libro reato con me, i miei studenti, è uscito da poco per Feltrinelli, in cui difendono idee di uguaglianza e di giustizia simile. Li avrai plagiati al punto tale. Non ho nessuna capacità di plagiare, non convinco te. Figuriamo se riesco a plagiare gli studenti che hanno molto più autonomia di pensiero. Abbastanza bravo. Comunque mi sembra veramente di assistere a Babbo a concetti veramente di 50 anni fa. Per fortuna. Una cosa fuori dal mondo, fuori dal mondo. E per quanto riguarda il Ramadan... Sì, il Ramadan, non Ramadan. Il Ramadan, scusate, scusi professore, non mi bocci. No, nel senso che minimo, vabbè, mi metto un brutto voto, poi magari la prossima metto un brutto voto, chiaramente, siamo in un contesto mi metto un brutto in cui voto metto la prossima voti, volta penne rosse, eccetera, eccetera, l'unità di scuola lei, da anni 50, non da anni 70. Ma chi prende i brutti voti deve essere seguito di più, deve avere più attenzione ai miei infatti, confronti, mi sbaglio, perché non so le cose. Va bene, aspetta adesso. Ma certo. Andiamo la ringrazio avanti. Molto, la ringrazio molto perché sostiene delle cose molto interessanti e molto civili. E per quanto riguarda l'integrazione, che è anche un termine che non si può più usare, io credo che dopo che abbiamo passato anni a nascondere la nostra cultura, a togliere i crocifissi dalle aule, ma a non far più le messe di Natale. Chi l'ha nascosta? Ad essere preoccupati di fare ma festeggiamo l'Immacolata Concezione che offenda le altre culture, che le persone non sanno io cos'è. Credo che la nostra cultura vada difesa, perché non può essere ma non la comunque la nostra cultura e poi l'integrazione non può avvenire attraverso la sottomissione della nostra cultura alle altre culture. Però Jacome, comunque Jacometti, non facciamo interrogazioni su che cos'è la Immacolata Concezione, perché effettivamente anche un sondaggio ha spiegato che la maggioranza degli italiani confondono, diciamo, di che cosa ma poi si parla, c'è la perché in realtà religiosa. È quando Maria è stata concepita. Sì, ma la libertà religiosa c'è, ma allora scusate, piccolo passo in avanti. L'8 e il 19, la libertà religiosa. Qua in questo studio abbiamo religioni diverse. E penso che si possa discutere ugualmente. Io non ne ho, grazie. Bisogna non mi metto in mezzo a una religione. C'è chi ne ha di un certo tipo. Ma oggi è Venerdì Santo, sto digiunando. Quindi, si figuri un bisogna... po', evidentemente, che lucidità devo avere per allora, mantenere scusa, un colloquio. Raimo, lei sta come dire, digiunando. Raimo, sì. Puoi Santo, consentire digiuno, anche a me di parlare, Raimo? Ti ringrazio. Scusate, no, perché par condicio, se no altrimenti facciamo un monologo. No, no, no. È un'altra cosa. Allora, la... libertà religiosa è fondamentale, è uno dei capisaldi della nostra democrazia. Quindi a me non sembra scandaloso che in tutta autonomia, come la legge prevede, un istituto scolastico decida che quel giorno si chiude perché la gran parte dei ragazzi festeggerà la fine del Ramadan. Dopodiché quel giorno si recupera. Quindi è solo una polemica gratuita fatta da chi deve concepire la superiorità religiosa cristiana, cattolica rispetto ad altre. Invece tutte le religioni hanno la stessa dignità, tutte le religioni, e ognuno, come dice la nostra Costituzione, nel nostro paese è libero di praticarle, va bene? Quindi non c'è nulla di male che... Ma questo nessuno lo mette in discussione. No, no, perché se lei si scandalizza ma che ci sarà scuola una chiude un e oppure lei pensa che la nostra cultura e religione viene minacciati, da chi viene minacciato? Quindi dobbiamo essere tutti della stessa religione per non sentirci minacciati? C'è una minaccia, no, c'è una nostra resa, c'è, non c'è nessuna minaccia. Minaccia. Chi ti minaccia? Nella convivenza, minaccia nella convivenza delle differenze, appunto, ci guadagniamo tutti. Fatemi fare un piccolissimo, brevissimo passo avanti. Siccome stiamo parlando di europee, di nuove candidature, il partito di Bandecchi, ieri, seduta proprio al posto dove ora c'è l'onorevole Laura Boldrini, ieri c'era Pina Picerno, che commentava con noi l'ipotesi, uscita anche in questi giorni, anche il giornale di Maria Teresa Meri lo ha scritto, il Partito Democratico starebbe pensando di candidare Ilaria Salis alle prossime elezioni europee. Vi faccio sentire il commento di Pina Picerno. Io sono innanzitutto una militante del partito e sono abituata, lo sono da quando avevo 15 anni. Insomma, le discussioni sulle candidature si fanno nelle direzioni. Siccome un partito, mi faccia finire, si tiene in piedi, e soprattutto il Partito Democratico, che si è sempre tenuto in piedi, me lo faccia dire, grazie alla forza dei suoi militanti e delle sue militanti, che meritano di poter partecipare a questa discussione, di poter dire quello che pensano. Insomma, non siamo l'isola dei famosi.
Allora, Maria Teresa Meri, ci ha colpito perché poi questa dichiarazione, come so, ha cominciato a creare un certo dibattito. Non siamo l'isola dei famosi e quindi anche una candidatura che magari può essere forte, autorevole, di bandiera, come la possiamo chiamare, di Ilaria Salis, però rischia di diventare, uso un termine brutto, come una specie di figurina che uno mette lì per dire guarda, ci abbiamo la Salis. Sì, ce l'ho, mi manca, questo come se c'era quando eravamo ragazzini. No, il problema, io penso che se si vuole candidare la Salis per... È un'ipotesi che hai sentito anche tu, no? Certo, sì, è un'ipotesi che è stata fatta al PD, che se si vuole candidare la Salis per darle l'immunità, come fu fatto a Tortora, che poi la rifiutò, a Toni Negri più che altro. A Toni Negri... che invece ne usufruì, che fu candidato con il Partito Radicale, sì, e poi scappò a Parigi. Ne usufruì di quella, esatto. Allora, penso che sia una cosa giusta. Se però tu, Partito Democratico, mi dici che vuoi candidare Marco Tarquinio, sì, l'ex direttore Avvenire da una parte, la Cecilia Strada al Nord, questo e quell'altro, allora tu, Partito Democratico, non mi fai capire che partito sei. Perché se tu sei il partito che finora ha difeso, nonostante Conte, il supporto all'Ucraina con tutti i mezzi, anche quelli militari, dice, qual è sei la una linea? Cosa, qual è? Non è la tua linea, non è la linea di Tarquinio, non è la linea di Strada. Oh. E quello è veramente, copriamo tutte le cose possibili, e però rinunciamo a essere un partito. Un flash, onorevole Boldini, perché è un'obiezione molto interessante quella, sì, di Maria Teresa. A lei piacerebbe la candidatura della Salis, intanto? Ilaria Salis, io penso che prima di tutto dobbiamo gestire la situazione in cui sta, cioè però candidarla può essere un modo. Ottenere i domiciliari. Questa è un'indiscrezione che sta circolando, insomma ancora nulla è stato messo nero su bianco, quindi non ci farei troppe speculazioni. Ma lei piacerebbe come personalmente? Io sarà che ancora sono sotto shock per quello che ho visto, adesso penso che la cosa più giusta sarebbe quella di fare in modo che lei, sì, si metta in una condizione meno gravosa con i domiciliari. A dopodiché me sì, piacerebbe... dopodiché sì, magari se ne parla. Però comunque, beh, in un partito come questo democratico, il Partito Democratico, è chiaro che ci sono diverse sensibilità, quindi non è che si può pensare che prevalga solo una sensibilità a discapito delle altre. Quindi c'è anche chi rispetto alla guerra ha delle sensibilità diverse da quella magari maggioritaria. Ad esempio io mi ascrivo tra chi non sì, ha mai se votato tu metti tutte a le favore... tue candidature esterne, tutte di ultra del pacifismo, che non vogliono dare supporto all'Ucraina. Beh, cioè, vuol dire dire che c'è un problema. Maria Teresa, Tarquinio, Cecilia Strada, la Salis, dubito allora, che sia a favore dell'Ucraina. Comunque, sono figure civiche su cui... Capito, ma se tu non decidi proprio quelle, vuol dire che la tua linea... Il partito c'ha anche tante risorse proprie, c'ha anche gli uscenti, quindi bisognerà fare una sintesi, non è che ci saranno solo civici. Secondo me ci sono delle ottime candidature della società civile e ci sono delle pessime candidature della società civile. Veltroni candidò Calearo, per dirne una, Boldrini viene da quel percorso lì, era una persona che faceva politica nella società civile. Ilaria Cucchi viene da quel percorso lì, Bartolo, che ha fatto bene a Bruxelles, viene da quel percorso lì. Io penso che Ilaria Salis possa fare bene quel lavoro lì, è un lavoro che non ha fatto, ma penso che al di là della questione simbolica, al di là della questione giuridica, alle volte anche intercettare delle buone candidature nella società civile di persone che fanno politica in tanti modi diverse, nelle associazioni, certo. Eccetera eccetera, possa essere un... Io sarei completamente a favore di una candidatura del genere, proprio perché penso che questo caso qui non sia soltanto un caso politico, un caso giuridico, ma sia un caso politico. La peggiore cosa che possiamo fare è dire depoliticizziamolo. Allora, abbiamo la pubblicità, subito dopo torneremo a parlarvi e darvi aggiornamenti sulla guerra. Dice il premier polacco: la guerra in Europa è un pericolo reale, ma noi non siamo pronti. Da qui ripartiamo anche col professor Revelli e Greta Crestini, analista geopolitica. Tra poco. E allora le parole del premier polacco, ne parleremo con Greta Crestini, analista geopolitica, già in studio, e il professor Marco Revelli. Prima però tutti gli aggiornamenti dal TG La 7. Buongiorno Luca Speciale. Buongiorno Davide. Allora, oggi è la giornata della notizia del pentimento di Francesco Schiavone, detto Sandokan, uno degli ultimi irriducibili della camorra casalese. La DIA ha confermato l'intenzione di collaborare di quest'uomo che
insomma, può avere tanti segreti da rivelare alle forze e agli investigatori. Dopo 26 anni di carcere, molti di questi passati in regime di carcere duro. Nel telegiornale parleremo di questo, chiaramente parleremo di tanti argomenti, dalla politica all'economia. Ti dico, David, che l'inflazione è tornata a crescere su base annua 1,3% nel mese di marzo, e poi chiaramente ci occuperemo dei due principali scenari di guerra e di conflitto nel mondo, partendo proprio dalla Russia, da quanto hai già anche raccontato, il pesantissimo attacco nella notte russo in Ucraina, con situazioni molto pesanti dal punto di vista energetico. Sono state colpiti infrastrutture energetiche ucraine. Durante questo e dopo questo, in seguito a questo attacco, la Polonia ha deciso di alzare la propria protezione dello spazio aereo. Insomma, venti di guerra che non vengono spenti nemmeno dalle parole di Lavrov, che ha detto: è inutile che ci continuate a chiedere di ritirare le nostre truppe dal paese, spengendo ogni idea di possibile piano di pace. Ma di questo continuerai a parlare. Grazie, grazie Luca Speciale, perché noi proprio da qui ripartiamo, e cioè dalla paura molto concreta che la Polonia, il paese più vicino alla zona del conflitto, ha. Questa, oggi c'è stata una bella intervista che vi voglio segnalare proprio su Repubblica. Dice il premier polacco: la guerra in Europa è un pericolo reale, ma l'Unione Europea non è preparata, dice TASS. Buongiorno a Ghetta Cristini, analista geopolitica, professor Revelli, Marco Revelli, bentornato. Grazie. Da noi. Allora, la cosa che in qualche modo mi fa molto riflettere di queste ultime ore è questa escalation, che sicuramente è militare per quanto riguarda l'avanzata russa e l'intensificazione dei bombardamenti di Putin in Ucraina, ma c'è anche un'altra escalation, che è quella che sta accadendo in che sta avvenendo in Europa. E in particolare io, Ghetta Cristini, voglio ripartire da qua, perché quando il premier polacco dice la guerra in Europa è un pericolo reale imminente, 100.000 soldati, se non ricordo male, sono stati nei giorni scorsi allocati al confine, secondo elemento. Terzo elemento, la NATO che dice siamo pronti a intercettare i missili anche qualora fossero soltanto a chilometri e chilometri di distanza, ma nella traiettoria dei nostri confini. Uno potrebbe dire, vabbè, che novità è? E in realtà no, sono delle novità da tenere in considerazione, o no? Aggiungiamo poi, tra l'altro, che pare che da ottobre fino adesso la Russia sia avanzata di circa 500 chilometri nel territorio ucraino. Ah, ecco, sì, questo allora, vediamolo un attimo, questo è un altro dettaglio importante. Quindi al momento, diciamo, l'avanzata russa sta avendo i suoi risultati. Sì, sta avendo i suoi risultati, e in generale io credo che con un'intervista del genere insomma, il leader polacco voglia in qualche modo capitalizzare quello che è una realtà che in Polonia è molto diversa dalla nostra, nel senso che abbiamo visto gli ultimi sondaggi, in Italia saremmo i primi a non volere appunto uno stanziamento ad esempio delle truppe NATO in Ucraina. La Polonia invece si sta riarmando da sé, cioè non crede ad esempio nell'utopia, diciamo così, dell'esercito europeo, della difesa comune, ma utilizzando la NATO e Washington come baluardo della propria difesa punta a un programma di riarmo nazionale. Il punto è la Polonia è qua, lo sappiamo, confina con la Bielorussia ovviamente, e le città più vicine sono Leopoli, Lutsk, Kiev è distante, dove ora però sono ripresi anche gli attacchi russi, sono ripresi a Kiev dopo mesi e mesi che in realtà la capitale ucraina non era toccata. Quindi diciamo il confine che torna a essere preoccupantemente bollente, diciamo, per usare, è proprio quello con la Polonia. Sì, assolutamente, diciamo che poi la Polonia è stato sempre il baluardo, diciamo così, ha sempre sposato i paradigmi securitari dell'Ucraina, ovviamente, no? Per spauracchio storico, incubo storico di tornare sotto lo spazio sovietico. Credo che effettivamente ci sia uno scollamento comunque all'interno delle opinioni pubbliche europee, perché la Polonia è stata sempre decisa in questo, cioè in Polonia alle scuole medie, alle scuole superiori ci sono ore di addestramento militare, cioè si insegna ai nostri ragazzi di 12 anni, cioè polacchi, come riutilizzare le armi. È qualcosa che noi ad esempio come italiani saremmo disposti a fare? Perché è questo che dobbiamo chiederci quando anche parliamo di esercito di difesa europea. Non si tratta soltanto di trovare le risorse, come sarà il punto effettivamente di questa campagna elettorale europea, ma siamo disposti noi a livello pedagogico a ripensarci, no, come una società paciosa, se vogliamo così, imbelle, ma
potenzialmente di nuovo bellica. Cioè le generazioni che... Esatto, questo è un grande tema. Da questa bella cartina globale, e vi aggiungiamo quest'altro elemento, è chiaro che la Polonia, tolte le repubbliche Estonia, Lettonia e Lituania, che sono nell'Unione Europea, però la Polonia ha anche la Bielorussia, che con il presidente Lukashenko, governo amicissimo di Mosca, certo. E Lukashenko lo possiamo chiamare uno degli uomini, no? Fedelissimo, un fantoccio di Mosca, chiamatelo come vi pare. Insomma, quindi la Polonia si trova anche in una situazione di grande, grandissima paura e difficoltà, avendo vicino proprio la Bielorussia e l'Ucraina, che in questo momento è sotto attacco. Però Putin sentiamolo, perché in questo passaggio che sentirete, molto importante, Putin dice: no, io non ho mai minacciato l'Europa. Sentiamolo. Quello che dicono sul fatto che attaccheremo l'Europa dopo l'Ucraina è una totale assurdità. È un atto di intimidazione al solo scopo di estorcere denaro alla loro stessa gente. Naturalmente, se gli F-16 vengono utilizzati da paesi terzi, diventano per noi un obiettivo legittimo, indipendentemente da dove si trovino. Gli F-16 sono portatori di armi nucleari e dobbiamo tenerne conto. E come dobbiamo, Revelli, come dobbiamo interpretare le parole di Putin? E poi sentiremo che cosa ha detto il nostro governo su questo, la Meloni. Ma sono apparentemente parole rassicuranti, in realtà dentro hanno un'anima d'acciaio molto, molto feroce, diciamo, come il personaggio è. Ma io non sono solo preoccupato dalle parole di Putin, sono francamente, estremamente preoccupato, dovrei dire forse terrorizzato, dal vento di follia che sta tirando in queste settimane, in questi giorni, sul mondo sicuramente, ma sull'Europa in particolare. Si usano sconsideratamente le parole, senza collocarle nel contesto, che è un contesto drammatico, perché come mostrava la cartina, come mostravano i discorsi fatti poc'anzi, noi siamo davvero sull'orlo di un abisso che non è una guerra locale, che è il rischio di un'estensione a livello generale di questo conflitto e sicuramente a livello europeo. Allora, quando sento leader europei come Macron parlare di invio sul terreno di truppe, quando sento i leader europei dire che dobbiamo prepararci alla guerra con quel folle motto si vis pacem parabellum, se vuoi la pace prepara la guerra, che è stato smentito da tutta la storia. Quando sento Borrell, l'avete sentito, Borrell responsabile della nostra politica estera, dire che in realtà a noi non interessa nemmeno tanto l'Ucraina, quindi come dire, con una frase ha cancellato due anni di discorsi a livello europeo, a noi non interessa tanto l'Ucraina, ma il problema è che gli Stati Uniti e dietro gli Stati Uniti l'Europa non possono perdere questa guerra che si sta giocando in questo momento per interposta persona in Ucraina, ma che rischia di estendersi. Quando sento queste parole mi chiedo: ma dove vivono e cosa pensano questi nostri? Allora, vi faccio sentire la Meloni proprio su questo, professor Revelli. Intanto vi do anche una notizia che arriva direttamente da Mosca. A diffonderla è un'agenzia di stampa, RIA Novosti, che dice: 9 arresti in Tagikistan per la strage di Mosca. Perché è interessante? Perché su quella drammatica strage ci sono una serie di punti interrogativi e di non detti. Che resteranno esattamente non detti, però rimangono quei grandi punti di domanda. Ora Mosca ci fa sapere che ci sono 9 persone accusate di avere contatti con gli autori della strage del Crocus City Hall di Mosca e con l'ISIS. Sono state arrestate nella capitale del Tagikistan, lo scrive l'agenzia russa citando fonti dei servizi di sicurezza. Ora vi faremo vedere dov'è il Tagikistan, giusto per darvi idea. Ma la Meloni sul tema della guerra dice una cosa molto precisa. Usa la parola deterrenza. Sentiamo. La pace non si costruisce con i buoni sentimenti e con le belle parole. La pace è soprattutto deterrenza. È impegno.
è sacrificio. E non può esserci pace se non c'è anche rispetto. E il rispetto che l'Italia è riuscita a costruire in nazioni e territori come questi, un rispetto garantito dalla professionalità e dall'umanità, dalla capacità di essere competenti, ma anche dalla capacità di saper guardare al bisogno degli altri, è la carta d'identità del nostro orgoglio. Allora, me lo fa un flash, Greta Cristini, sul concetto di deterrenza. Quando si parla di deterrenza in termini militari e anche in termini politici, si dice la stessa cosa. Cosa si intende? Ma più che altro bisognerebbe chiedere alla Meloni che tipo di deterrenza ha in mente, perché il concetto di deterrenza non è un concetto di questo secolo. È un concetto che risale a e che funzionava soprattutto durante i tempi della Guerra Fredda. Ma adesso, se pensiamo alla deterrenza americana, ne parlavamo prima, cioè degli americani non hanno nemmeno più paura 20.000 aiuti yemeniti che comunque continuano ad attaccare le navi nel Mar Rosso. Cioè, la deterrenza, cioè, per intenderci, fa riferimento... no? Per farlo capire al pubblico, i 100.000 soldati, va bene, usiamo questa cartina, benissimo, i 100.000 soldati che sono qui, che la Polonia sta mandando e che anche la NATO sono, non sono soltanto polacchi, no? Questo credo sia... certo, ci sono poi tanti militari interforze, americani, insomma, esatto. Certo. I 100.000 soldati che sono qui messi sul confine, cos'è? Anche quella è una deterrenza? Beh sì, è un'esibizione di forza sicuramente, ma non funziona, io credo. Cioè, la deterrenza occidentale soprattutto fa riferimento alla deterrenza americana, e dal ritiro da Kabul del 2021 l'America in realtà ha dato prova di fare sempre meno paura agli attori appunto del resto del mondo, del sud globale eccetera. Lo vediamo sia dalla situazione in Ucraina, dove appunto la Russia continua a pensare di avere il tempo dalla sua, continua a darsi all'offensiva, questa escalation retorica in cui Putin un giorno dice siamo pronti a sparare armi tattiche nucleari, il giorno dopo dice vorrei un Macron più moderato, è qualcosa che ci dà proprio la sensazione di noi essere un po' alla mercé degli spauracchi russi. Vedi anche il discorso ad esempio in Medio Oriente, in cui gli americani non hanno le redini anche delle volontà di un alleato strategico come Israele. E quindi io credo appunto che la deterrenza adesso non funziona più, e questo dà modo ai nostri nemici, nemici dell'Occidente, se vogliamo, di pensare di poter fare un po' come vogliono. Sentiamo il nostro capo di Stato Maggiore, Cavo Dragone, che cosa ha detto. Vedete come il dibattito, in realtà siamo partiti da Putin, vi abbiamo fatto capire qual è, diciamo, il contesto internazionale, il ruolo dell'America, la posizione dell'Italia, Meloni abbiamo sentito, ora sentiamo Cavo Dragone, che è il capo di Stato Maggiore della Difesa. Abbiamo abbastanza uomini? No. No, assolutamente no. La legge di Paola del 2012, in un contesto totalmente differente, se lei vede cosa facciamo nel 2012 e vede cosa facciamo oggi, ce la mette le mani nei capelli, che non ho, però ce me li metterei lo stesso se ce l'avessi, però siamo assolutamente sottodimensionati, 150.000 è improponibile, 160.000 che è quello che attualmente ci è stato approvato è ancora poco, 170.000 siamo al limite della sopravvivenza. Allora, Revelli, di cosa sta parlando il capo di Stato Maggiore della Difesa? E dice siamo sottodimensionati. Quella immagine, cioè da mettersi le mani nei capelli, capelli che non ho, in realtà dice attenzione, ma noi in tutti questi anni abbiamo disinvestito. In tutti questi anni ce ne siamo, io lo dico così, lui non la dice, ce ne siamo fregati del tema dell'esercito, del tema della difesa. E siamo impreparati. No, e siamo impreparati, non c'è dubbio. Avremmo dovuto prepararci armandoci fino ai denti, non mi sembra che sia la risposta giusta. La logica che ha esposto Giorgia Meloni in quel discorso è una logica che porta alla catastrofe, la logica in base alla quale la pace è guerra, perché questo ha detto, la pace è deterrenza e quindi è costruire l'ipotetica possibilità della guerra, e l'ordine del discorso e l'ordine del pensiero che ha portato a tutte le guerre. La prima guerra mondiale è nata così, la seconda guerra mondiale è nata così. O si rompe quell'ordine del discorso e si incomincia a dire che se vuoi la pace devi preparare la pace. Se non si fa così, prima o poi, io sono vecchio, posso anche andare arrosto dopo domani, ma chi oggi ha
20 anni, che oggi ha 30 anni, che oggi ha dei figli che hanno l'età per essere arruolati e mandati a crepare perché dei governanti incapaci non sono riusciti a preparare le condizioni di una coesistenza pacifica, è terribile, ma vi rendete conto? E continuiamo a dare consenso a una classe politica assolutamente incapace di misurarsi con la realtà. Greta Cristina, assolutamente irresponsabile. Oggi la responsabilità massima di un politico dovrebbe essere costruire le condizioni per la pace. Greta Cristina, un flashback che poi ho le condizioni per la guerra. Quando Capo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa, dice non siamo preparati, poi Revelli dice dovremmo essere preparati alla pace e non alla guerra, ma in realtà noi abbiamo un problema sulla difesa europea. Abbiamo un grande problema, io credo che comunque la deterrenza vada ricercata e ahimè la deterrenza si cerca soltanto e si ritrova soltanto con le armi, ma questo perché deve servirci comunque, perché l'industria bellica europea al momento è totalmente dipendente da quella americana e quindi se noi vogliamo anche in qualche modo disinfrancare, cioè renderci più indipendenti dall'influenza americana a partire da quella militare, ricordiamo che nel nostro vecchio continente sono presenti circa 100.000 militari americani, questo ovviamente certo. È un numero che si è aumentato dopo il 24 febbraio 2022, ma è chiaro che effettivamente dovremmo ripuntare appunto su un'industria bellica europea. Ora, io non ci credo granché al discorso dell'esercito europeo, perché i paradigmi securitari di un polacco sono diversi dai nostri, cioè le percezioni di sicurezza, di pericolosità sono differenti. Ci torneremo, grazie a Revelli e Greta Cristini. Pubblicità, siccome oggi, come detto, è il Venerdì Santo, tutti si preparano alla Pasqua, ognuno fa a modo suo, abbiamo tre grandi collegamenti da mostrarvi. Abbiamo il maestro chef e pasticcere Igino Massari, che ci ha aperto le porte della sua strepitosa cucina, guardalo lì il maestro, buongiorno Massari e benvenuto all'Aria che Tira. Andremo poi in Sardegna con Roberto Congia, Movimento Pastori Sardi, che è lì con i suoi agnelli. Avremo Michela Vittoria Brambilla della Lega Italiana Difesa Animali che ci mostrerà dei meravigliosi agnelli e tanti altri ospiti, Vissani. Insomma, rimanete con noi, non c'è motivo per cambiare canale. Allora, 12:26, le italiane e gli italiani si preparano alla Pasqua, nel giorno del Venerdì Santo e poi per Pasqua e per il tradizionale pranzo di Pasquetta. Bentornato, anzi benvenuto in studio Gianfranco Vissani, cuoco, scrittore, personaggio televisivo, creatore di Casa Vissani. Amico, buongiorno Davide, buongiorno. Buongiorno caro Vissani. Che bello vederti qui. Non posso dire lo stesso. Cioè, guarda, siccome che lui è piccolo, non arriva sulla lavagna, c'è la bacchetta. C'è la bacchetta, sì. Questo si chiama body shaming tecnicamente. Buongiorno a Benedetta Scuderi, buongiorno. Alleanza Verdi e Sinistra, co-portavoce dei Giovani Verdi Europei e sarà candidata alle elezioni. È una buongiorno. Soprattutto politica molto preparata e competente sulla materia. Ma io infatti mica ci voglio discutere. Igino Massari, buongiorno dalla sua super cucina di chef e pasticcere. Buongiorno Igino. Ciao Igino. Buongiorno a tutti. Come sta? Ciao. C'è un ritardo nel collegamento. Tutto bene. Adesso poi ci farà vedere delle cose strepitose. Avvicina la telecamera lì una colombina lì, una bella colomba di Igino Massari. Avvicini alla telecamera, favorisca la colomba, come si dice. È buonissima. Sono buone? Si alzi un attimo i piedi, faccia vedere esattamente quanto la sua... Quanto pesa lei? Posso chiederglielo così a bruciapelo? Ma scusa, peso meno di te. No, peso... Ma sì, ma peso 110 kg. 110, eccola qua. Questa bellissima. Una delle colombe di Igino Massari. Abbiamo poi collegata Michela Vittoria Brambilla. Buongiorno, Lega Italiana Difesa Animali e dell'Ambiente. Buongiorno, cara Brambilla. Benvenuta. Non ho l'audio. Non ha l'audio. Adesso cerchiamo subito di colmare questo gap. E Roberto Congia, che è del Movimento dei Pastori Sardi. Buongiorno. Non c'è neanche lui. Vabbè. Guardiamo questo bel servizio di Cristina Liguori a Pasqua. Agnello sì o agnello no? È il bello della diretta, dai. No? Pasqua, agnello sì, agnello no. Agnello sì, 100%. Non è Pasqua. Sinceramente io non lo mangio. Sono esseri viventi, piangono quando
o l'ho visto quando l'hanno ammazzato. Mangiare l'agnello sì oppure no? Con l'arrivo della Pasqua torna l'eterno scontro tra chi si oppone al consumo per motivi etici. Io non lo mangio, mi dispiace per etica. È peccato, è un bel animale perché si deve uccidere. E chi invece non è disposto assolutamente a rinunciare. Siccome sono animali cresciuti per quell'intento là, è una cosa ridicola fare i moralisti. La pecora è nata per essere questo, e poi è tradizione, e poi è buonissima con i piselli. Secondo i dati, in Italia ogni anno vengono macellati 2 milioni di agnelli, 375.000 solo a ridosso della Pasqua. Il mercato richiede gli agnelli più giovani perché la loro carne è considerata più tenera, ma per consumarla vengono tolti alle madri a solo un mese di vita. Io personalmente lo mangio, anche se poi dopo mi pento. Da giorni le associazioni animaliste lanciano appelli per evitare che vengano uccisi migliaia di agnellini. Sono animali che soffrono e vengono tolti alla madre al 22° giorno di vita. Appena svezzati, sono portati in macelli dove sentono l'odore della morte e vedono laghi di sangue, vengono uccisi in maniera dolorosa. Eppure nelle macellerie in questi giorni si vende tanto. Vede, questo è un paesano nostrano. State vendendo molto agnello? Deve sapere che Pasqua è l'agnello e la gente mangia agnello. Poi ognuno la pensa a modo proprio. L'agnello o no, per l'amor di Dio, mai mangiato in vita mia, perché a me gli agnelli sono come i bambini. Io sarei animalista, sarei, però ci sono anche le tradizioni da rispettare. Senza esagerare facciamo pirandello, no? Diciamo metà di qua e metà di là. Ognuno la pensa a modo suo, credo che la libertà è la cosa migliore. Allora, Benedetta Scuderi, vi voglio mostrare però un dato che è molto interessante, che la mia redazione ha fatto questa ricerca, la fonte è l'Istat 2023. Cioè, se nel 2010 gli agnelli macellati erano vicino approssimativamente ai 5 milioni, 4 milioni e rotti, via via nel corso degli anni, 2016-2020, la tradizione è sempre la stessa, però forse interessante come dato di partenza, qualcosa è cambiato nel consumo degli italiani. Oggi, 2023, poi vedremo i dati di quest'anno, ma 2024, insomma, sono attorno ai 2 milioni, quindi si è passati da un consumo di 4 milioni e mezzo a 2 milioni. Ma... come mai secondo lei? Sicuramente perché c'è stata una sensibilizzazione su questo tema per tutte le motivazioni che sono state dette durante il servizio, quindi gli agnelli sono dei cuccioli, sono incredibilmente piccoli quando vengono tolti alle madri e c'è una sofferenza incredibile nei confronti di questi animali, cioè di questi animali provano una sofferenza incredibile e c'è anche una crudeltà sia nei confronti delle madri che dei cuccioli. Però io vorrei fare un passo indietro per evitare di andare in un ragionamento che potrebbe essere definito specista e guardare al fatto che in realtà questo tipo di sofferenza è data alla maggior parte degli animali, soprattutto negli allevamenti intensivi, che fondamentalmente sono delle catene di produzione, quindi tutti gli animali vengono uccisi quando sono cuccioli perché loro non li vogliono far diventare grandi, i polli a 40 giorni, i maiali a 6 mesi, quindi è vero, l'agnello ha una sofferenza incredibile perché viene tolto alle madri a 20 giorni e viene prodotto come se fosse un oggetto per essere messo al macello, anche in delle condizioni di trasporto completamente degradanti, però purtroppo questa è la verità per tantissimi animali nel sistema di produzione alimentare animale che abbiamo creato. Quindi mettiamo luce su questo, cerchiamo di sensibilizzare a questo, perché se i numeri dell'agnello sono diminuiti così tanto, è possibile che se le persone sapessero qual è il sistema di produzione della carne, inizierebbero a essere più coscienti. Mangerebbero di quello che meno carne, dice. Quindi questo dato. Però Vissani, prima di arrivare anche alle sue considerazioni, la colpisce? Ci diamo del tu perché ci conosciamo da 20 anni e quindi non avrebbe senso la finzione di darsi del lei. Come ti spieghi quel dato lì, quel crollo del consumo degli agnelli? È una questione culturale, come dice... Ma sicuramente gli ultimi anni sono cambiati, e poi gli ultimi anni, ragazzi, sempre la solita filastrocca. Parliamo degli agnelli per Pasqua, parliamo di... cioè qualsiasi cosa che sia... Guardi a Maria Vittoria Brambilla, intanto sì. Che vediamo con questo meraviglioso agnello, ovviamente che rimarrà vivo a lungo. Guarda che bello che è. Adesso poi ce ne parla. Qualsiasi problema che per Pasqua sorge. Buongiorno a tutti, finalmente riesco di nuovo a sentirci. Adesso poi ti diamo subito la parola. Però lei dice l'agnello è una tradizione irrinunciabile. Ma non è che mica devi mangiare per forza l'agnello, puoi mangiare la faraona, il tacchino, il pollo. Cioè, voi sapete che il più grande allevamento di polli intensivi è in Polonia?
cioè ne ammazzano autotreni al giorno, allevamenti intensivi che bisognerebbe ammazzarli, ma le lobby purtroppo, tutti questi discorsi, hanno fatto in modo sì che possano fare quelle cattiverie. Lei lo fa l'agnello, lo mangia ancora l'agnello? Io mangio il capretto, non l'agnello, l'agnello è troppo diffuso. Capretto è quello ancora più piccolo? Il no, è proprio... capretto è carne più dolce. Lo mangia? Lo mangio. Quando... Non si sente in colpa, diciamo? No, di che in colpa? La tradizione parte ma da 2000 anni, adesso ma io levo il capretto, ma per l'amor di Dio. No, ma nessuno vuole levare il capretto, non è che vorrebbe fare una legge per vietare la macerazione del capretto. No, però sensibilizzare al fatto che sono dei cuccioli, sì, ma... che stiamo creando una sofferenza. Però lei mi sta parlando degli allevamenti intensivi, sono d'accordo io. Ma Maria Vittoria Brambilla. Quando tolgono i cuccioli, 20 Michela Vittoria Brambilla, mi scusi, sofferenza. Ce l'abbiamo, ci sente? Bambina, quella non è un capretto, Brambilla, sì, quella sì, è una pecora. Sì, io mi sento. Allora, sì. Prego, Brambilla. Allora, questo è un agnellino, che deve essere nato intorno al 6 di febbraio, che è stato buttato via da un pastore in un campo, che abbiamo trovato morente con il cordone ombelicale attaccato. Orca. E un maschio, quindi evidentemente è stato scartato per questa ragione. E adesso, quindi, ha quasi 2 mesi, è stato allevato con il biberon e vivrà tutta la sua vita felice. Insieme a lui abbiamo altri 2 caprettini, che non ho in braccio ora, magari certo, poi ve li faccio vedere, che sono un po' più piccolini. Dopodiché, purtroppo, salvarne 3 non è salvarli tutti, sono 2.300.000 gli agnelli che sono stati uccisi l'anno passato per finire sulle tavole degli italiani, di cui 400.000 solo nel picco pasquale, ed è una cosa incredibile. Poi altri 159.000, 160.000 tra caprettini e capretti. Voi vi rendete conto che stiamo parlando di numeri importanti, ma che negli ultimi 12 anni si sono dimezzati, e questo è un dato importante. Allora io recupero il tempo in cui non sono intervenuta prima dandovi solo 2 ragioni per cambiare abitudini alimentari. Intanto perché non abbiamo scelta, cioè oggi vi è un tema di sostenibilità e di difesa del nostro ambiente che ormai è noto a tutti. Le emissioni di gas clima alteranti degli allevamenti intensivi arrivano oltre al 14%. Il nostro pianeta è l'unica casa che abbiamo e quindi non possiamo più permetterci di rovinarlo e di farne scempio. Vi è poi una ragione morale. Dato sì che non possiamo più parlare di motivazioni religiose, sì, dietro a quello che è il consumo dell'agnello, perché le gerarchie ecclesiastiche l'hanno spiegato molto bene, Papa Ratzinger nella sua famosa omelia aveva spiegato: Gesù celebrò la Pasqua senza agnello perché l'agnello era lui. Pochi giorni fa Don Antonio Rizzolo, l'ex direttore di Famiglia Cristiana, ha spiegato molto bene che non c'entra nulla con la tradizione cristiana il sacrificio di animali, perché poi è lontano da quella che è la compassione per ogni creatura vivente che la nostra religione porta. Quindi lei dice non c'è, anche da un punto di vista religioso, l'unica cosa che c'è dal punto di vista religioso, non c'è nessuna prescrizione, o meglio, la filiera economica. Io non so se voi state parlando, non vi sento molto bene, ma concludo dicendo la filiera economica e quindi il lucro che c'è dietro a quello che è il commercio e la mattanza degli agnelli. Allora voi vedete Nabu, questo è il suo nome, Nabu, sì, guardatelo bene negli occhi e ditemi se c'è una ragione per spegnere una vita che si affaccia ora come la sua e come quella di queste migliaia di agnellini in nome del lucro economico. No, io credo di no, credo che deve essere dice una censura morale. Lei dice una questo comunque è una non ci sono soltanto ragioni, dice, che ormai neanche la religione dice più di mangiarlo, no? Ma no, assolutamente. Quando lei dice un animale, cosa intende? È un animale, come può essere un lupo, può essere qualsiasi altro animale che sta sulla faccia della terra. E poi di conseguenza, avete fatto la globalizzazione? Hanno fatto un casino, perché prima c'era l'agnello sotto casa e uno l'ammazzava per Natale, il maialino l'ammazzava per Natale e l'agnello per Pasqua. Oggi avete fatto però un macello. Diceva prima anche Benedetta Scuderi che se noi conoscessimo, avessimo, potessimo vedere e le modalità con cui vengono uccisi, probabilmente non anche lo mangeremo più. Ma no, questo dice portati. Lei ha mai visto uccidere? Ma anche il fatto che vengano tolti alle madri a 20 giorni. Ma tu l'hai visto mai un maiale a 6 zampe? Scusa, l'hai visto mai?
maiale a sei zampe, sì, sugli allevamenti intensivi. Quella bisognerebbe ammazzare, quella gente che fa quei giochi. No, non bisogna ammazzare nessuno, però le dice, bisognerebbe chiudere, traduco dal vissanese. Sì, ma traduco dal vissanese. Giulio Innocenzi, gli hanno sparato a Caserta, lo sai? Adesso poi lo vediamo, tra poco, pubblicità. Allora, ci ha raggiunto anche Carlo Cambi, firma della Verità, vediamo se c'è, e il nostro Roberto Congia, che è un pastore che fa parte del movimento Pastori Sardi, lo vediamo, eccolo qui, nella sua San Luri, in provincia del sud, siamo al sud della Sardegna, lui possiede 600 capi, ci sente il pastore? Sì, vi sento. Benissimo. Vi sento. La sua famiglia lo fa da addirittura tre generazioni, lei possiede 600 capi, insomma per lei sono la sua sussistenza, la sua vita. Certo, la nostra vita è quello che ci ha permesso di andare avanti tre generazioni, li possiedo assieme a mio fratello, conduciamo insieme da sempre, abbiamo praticato l'allevamento al pascolo, siamo dei pastori da sempre, come ci hanno insegnato i nostri nonni, come ci hanno insegnato i nostri genitori. Lei li ama talmente tanto che però alla fine poi li macella, perché sono la sua forma di... Lei vive grazie a quello sostanzialmente, no? Io vivo vendendo latte. Per vendere latte dobbiamo allevare gli agnelli, dobbiamo farli nascere, li alleviamo, poi vanno al macello, certo. È la nostra sussistenza, è una pratica millenaria che si è sempre fatta, c'è scritta anche nella Bibbia. Non ci sto a passare d'assassino. Penso che ci sia una società che ci stia ammalando. Mi aspetto nei prossimi anni che qualcuno mi arrivi davanti all'azienda e mi tratti da un assassino. Io non sono un assassino, sono uno che alleva pecore, sono uno che le alleva nel regime di benessere animali, che le fa stare bene, che le fa andare al pascolo. Vediamo, vediamo un attimo come li alleva e poi magari... Michela Vittoria Brambilla, il pastore è la terza generazione, dovrebbe fare qualcos'altro, nella sua... logica, ma no? Vede, no, ma qui, ma guardate, c'è un dato di fatto che la società cambiano le sensibilità, cambiano le attitudini. Mi scusi, cambia in peggio, che valeva sta tre generazioni peggio, fa. La società si sta ammalando con gente come vale lei. Oggi, ma guardi, noi non è che dobbiamo... La società si sta ammalando con gente come lei. Un attimo. Stia tranquillo, perché lei si sta qualificando in questo momento. Guardi, le sue parole la qualificano, quindi è meglio che si trattenga. Sì, sì, ma il punto, vede, è che la società cambia e noi ci siamo evoluti e quindi abbiamo cominciato a cambiare quelle che sono le nostre abitudini, anche le abitudini alimentari, perché la conservazione del nostro pianeta passa anche attraverso le scelte alimentari. Le persone non mangiano più la carne tutti i giorni, la mangiano due o tre volte alla settimana, se l'hanno mangiata a pranzo non la mangiano sì, a cena. Sì, dice, cambia mangiano anche quello, le proteine certo. Vegetali, e Gino Massari. Altre cose, quindi io posso comprendere, sì. Lei è il suo lavoro e quindi è preoccupato, ma guardi, non c'è nessuna possibilità che questo per lei vada avanti per altre tre generazioni, perché grazie al cielo le persone hanno imparato a capire che ogni vita va rispettata e noi possiamo cibarci senza uccidere nessuno, possiamo avere una dieta che ci permette di rispettare la vita di ogni creatura. Allora, Gino Massari, un attimo Michele, perché guardi, quando lei porta via i cuccioli a quelle mamme, a quelle pecore, il dolore che lascia nei loro cuori è grandissimo e quindi dopodiché fatemi andare da Massari un secondo, perché abbiamo un po' di tempo, ma voglio sentire tutti, anche Carlo Cambi. Massari, adesso lei ci farà vedere le uova, la colomba, grande tradizione ovviamente pasquale. Sull'agnello lei che posizione ha, chef? Io sono che ognuno deve pensare a modo suo, anche perché tutti abbiamo ragione, tutti abbiamo torto e dobbiamo pensare che ci sono delle cose che uno, la famiglia, ha fatto magari per due secoli e che per lui gli sembrano corrette perché ha mantenuto per generazioni i suoi familiari.
Le cose non si prendono così alla leggera, ma si vanno a vedere in profondità. Io le colombe consiglio di mangiare le mie, sono fatte in pasta lievitata con un po' di zuccheri, senza mai esagerare. Come vedete, abbiamo più proposte, abbiamo quelle al cocco e cannella, la tradizionale, quella al pistacchio, quella cioccolato e lampone, ne abbiamo altri 3 o 4 tipi. Questa qua è farcita come una torta. Abbiamo il nido degli uccellini, dei pulcini, che è proprio simbolo di rinascita. Come vedete, tutti i fili sono fatti col cioccolato bianco, che il nostro, le nostre maestranze hanno delle grandi abilità per riuscire a farle così. Abbiamo le uova di Pasqua, che adesso, sono simbolo le vediamo, di rinascita. Vediamo tutto il campionario. Carlo Cambi, adesso la vediamo subito, dice il maestro Bassari. Ovviamente i suoi dolci, diciamo, sono fatti, sono fatti senza uccidere nessuno e quindi sono a impatto zero. Ma da un punto di vista della tradizione, Cambi, tu come ti poni su questa vicenda degli agnelli e soprattutto su questi dati? Perché noi siamo partiti da questi numeri. Cioè che nel corso degli anni, effettivamente, con buona pace anche del nostro simpaticissimo pastore, e voglio avere anche dopo un suo commento, gli agnelli uccisi sono diminuiti drasticamente. Questo, come dire, è un dato, al di là di come ognuno la può pensare, è un dato fattuale. Ma allora, la mia posizione è molto semplice. Io non mangio cuccioli di animali di nessun tipo. Non mangio l'agnellino, non mangio... Chi è che urla lì? Non mangio, come posso dire, maialini, non mangio nulla che sia... Scusate, ma sto entrando in un'altra trasmissione, abbiate pazienza, vi devo spostare un secondo. In un'altra trasmissione? Sì, nel senso che sto girando. Passiamo linea alla meta televisione qui. Allora colleghiamoci anche noi con la trasmissione con la quale tu sei collegato. Bellissimo. No, perché vabbè, no, mi sto spostando semplicemente, ora posso parlare. Non si era mai visto. Ti volevo dire che io non mangio cuccioli di animale, non li mangio per definizione. Sì. Ma non è una questione etica. Ma è dove che sei? Penso che sei in un giardino? Buono. Dove sei? A casa della Brambilla? Siete da un'altra parte? No, dove io sei? Sono in un campo di fava cottora, che è un prodotto slow food, del presidio slow food dell'Umbria interna. Bravo. Ed è una di quelle cose che farebbero contente la Brambilla, perché è uno straordinario cibo vegetale per certi versi. Ma insisto, il tema però, guardate, è che quando voi dite uccisi gli agnelli mi fa venire un po' la rabbia. Sapete perché? Perché in realtà vengono macellati. Usare il termine ucciso vuol dire dare un giudizio etico-morale. Allora vi chiedo, voi lo sapete quanto stanno male gli anziani nelle RSA quando sono abbandonati? Perché non facciamo una bella trasmissione sulla mestizia dei bambini orfani che stanno dentro i nostri orfanotrofi? Il tema non è questo, il tema è un altro. Tornare ad avere un'alimentazione equilibrata in rapporto alle possibilità che un'agricoltura di qualità è in grado di fornire. Il dato che facevi vedere te, David Parenzo, di diminuzione del consumo degli agnelli, è relativo al fatto che le persone hanno preso consapevolezza che la qualità non va d'accordo con la quantità. Gli agnelli che noi stiamo mangiando adesso per Pasqua non sono agnelli italiani, sono agnelli che arrivano dalla Nuova Zelanda, che vengono congelati. Quando parlate dei polli, e lo fa la Innocenzi, perché non vi chiedete come mai l'Unione Europea, per aiutare l'Ucraina, ha consentito l'invasione di carne di pollo da parte dei contadini ucraini? Allora sì, vediamo quello che ci dice Cambi. Allora, hai introdotto, ti ringrazio Carlo, mi piace anche questo tuo collegamento un po' in stile socratico, dove cammini, no? Il metodo famoso peripatetico, direbbero quelli che hanno fatto il liceo classico, come Sara Spreafico. Allora, l'importazione di agnelli, durata media del trasporto, è questo qua, vedete, Francia 15-24 ore, Spagna 20, dalle 20 alle 30, Ungheria 20-30, Romania 20-30. Cioè c'è questo problema degli agnelli, adesso il pastore sardo si arrabbierà perché dice ma come, no. Io sono qui, io li allevo, eccoli lì, guarda che belli che sono gli agnelli del nostro amico. Però ci sono un po' di arrivi, Carlo ha detto delle cose, ma arrivano tutti i carré.
arrivano diverse cose. Quando è sotto Pasqua in modo particolare, gli agnelli arrivano interi dagli allevamenti sardi oppure dagli allevamenti in Umbria. Sì. Noi non abbiamo, non è che arriva l'agnello intero dall'Australia o dalla Nuova Zelanda, dalla Francia può arrivare qualche capretto intero, ma sono più buoni il capretto. Il capretto più buono, quello della fa indignare Michela Vittoria Brambilla. Vabbè, dice il capretto. No, ma voglio Brambilla, dire che è una notizia dell'ANSA. No, ma voglio dire che è uscita un'ANSA qualche giorno fa, era stato fermato l'ennesimo camion che trasportava agnelli per un viaggio di oltre 24 ore e non avevano, è stato multato perché è non vero. Avevano nemmeno l'abbeveratoio per fare dissetare questi animali, cioè la condizione del trasporto degli agnelli è una vergogna, cioè l'essere umano deve anche porsi la questione morale perché è quello che ci differenzia, no? E allora io colgo l'occasione della vostra bella trasmissione per rivolgermi a chi ci guarda, questo agnellino, ma voi credete che debba morire perché così voi lo arrostite no, per il giorno di Pasqua? Ma fatevi due spaghetti, mangiatevi qualcos'altro. Ma, e lei, guardi, posso dirle, Vissani, che questo agnellino è più bello e più simpatico di lei. Questa è la mia opinione. Quindi sì, lei smetta di dire troppo grande o troppo piccolo. Dispiace, questo agnellino è meraviglioso, è dolce e simpatico. È grande. E non si merita lui come nessun altro di essere ucciso per soddisfare chissà la gola di qualche personaggio che può mangiare qualunque altra cosa. E mi rivolgo anche all'ospite precedente, uccidere è la parola giusta perché non dobbiamo nasconderci dietro i termini, perché gli agnellini vengono storditi più volte, vengono sgozzati, vengono appesi, vengono uccisi in un modo atroce e gli altri della fila guardano quello che succede all'agnellino davanti e quindi è un'uccisione terribile. Noi siamo un attimo. Sentiamo il pastore un secondo, un attimo. C'è il pastore? Il nostro amico pastore. Sì, ci sono. Eccolo là. Prego. Lei non ha mai pensato di cambiare mestiere? Di cambiare mestiere, ad esempio? No, mai. Anzi, mi auguro, ho due figli e mi auguro che continuino a farlo anche loro. Ho due figli di 10 anni e mi auguro che continuino a fare anche loro il lavoro. Mi auguro che i suoi figli. Mi auguro che continuino a farlo rispettando gli animali. Purtroppo, fermi tutti. Sentiamo Toninelli sugli aumenti delle uova di Pasqua, delle uova di Pasqua. Toninelli, ex ministro dei trasporti, ora ha questa sua divertente, devo dire, rassegna che fa online. Sentiamo che cosa ha detto sulle uova di Pasqua. Ragazzi, i prezzi delle uova di Pasqua sono arrivate praticamente a 20 euro un uovo di Pasqua, guardate qua, guardate la follia, 16 euro, io non lo so voi, ma quanti genitori si possono permettere di portare a casa un uovo di Pasqua che magari hanno due o tre figli e spendi 60 euro per tre uova di Pasqua, ragazzi, ma non ditelo alla Meloni perché secondo lei invece va tutto bene e i prezzi sono in calo. Allora va bene, questa è la denuncia dell'ineffabile Toninelli che dice sono è aumentato un po' tutto, vediamo qui rincari uova di Pasqua perché c'è la crisi del cacao, che è un grande tema peraltro, c'è il costo della materia prima, 6.000 dollari a tonnellata, mai così cara dal 1977, e il rincaro dello zucchero e del burro. Questo fa sì che siano lievitati i costi delle uova di Pasqua, anche quelle commerciali. Tra l'altro la crisi del cacao è strettamente collegata al cambiamento climatico, quindi ritorna sempre il tema che se non facciamo qualcosa nei confronti del cambiamento climatico ritorneremo sempre ad avere un rincaro dei prezzi e a avere un impatto molto serio. Gino Massari, le sue uova, vabbè, sono uova come dire di chef e quindi sono un'altra, parlano a un'altra fetta di mercato, ma ci dia un'indicazione, quanto costano le sue uova di Pasqua? Dipende il peso, dipende dalla grandezza e dipende dalla sorpresa e del contorno della scatola. Per esempio questa scatola qua costa 18 euro, come l'uovo che ho sentito prima. I costi, ci sono dei prodotti che sono cari e dei prodotti che sono costosi. Mi faccia vedere la quelli sua... cari mi faccia sognare, mi faccia vedere Massari la cosa in assoluto più cara che ha, così lo regalo alla mia adorata moglie, mi faccia vedere che cosa c'ha di me. È bella tanto. E lei non si deve permettere. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo qua... abbiamo qua la produzione molto limitata perché ormai siamo
sulla fine delle vendite delle uova di Pasqua. Sì. Abbiamo queste qua pralinate, come vede. Sì, la più cara, ci sono, voglio sapere sia la più, con le mandorle anche che se con non la vedo, la più cara che ha, la più bella, quella che dice questo è il mio pezzo do, diciamo, il mio beh, gioiello. Ci sono uova che vanno dai 1200 euro fino ai 40, no, fino a 30 euro, dipende che cosa si compra. Quindi si può arrivare anche a 1200 euro. Ma cosa c'è dentro quell'uovo? Vissani, cosa c'è dentro a un certo punto? Che c'è una sorpresa? Può esserci dentro anche nulla, che magari c'è dentro la sorpresa che il cliente vuole. Ah, certo. Ovviamente, io voglio dirti, ogni prodotto ha un perché. Sì, le posso dire che queste grandezze qua di questo uovo lo utilizzavano fino prima del Covid i genitori che regalavano la macchina al figlio di 18 anni, mettevano le chiavi e c'era il biglietto dove doveva andare a ritirare la macchina. Addirittura, e questo fare è diventata un po' una moda. Davide, col Covid si è cambiato un po' tutto. È cambiato col Covid tutto. Grazie Massari, però, grazie, anche le chiavi dentro. Però Davide, cambia, cioè la cioccolata, c'è cioccolata e cioccolata. Sì. Oggi c'è la cioccolata sintetica. Non ho sentito, scusa, parla. C'è la cioccolata e cioccolata. Ah, okay, sì. C'è la cioccolata anche sintetica, ma se va a prendere la cioccolata vera, l'uomo, come ha detto Egidio Massari, costa. Sì, ma sì, è giusto, il prodotto fa la qualità. Dobbiamo uscire. Dimmi un flash, la tua cena, il tuo pranzo di Pasqua come sarà? Dammi il menù. Ma no, io non lo so. Non lo adesso so. Non mi ricordo. Se lo dico a Bramilla si incazza, non glielo dico. Ma no, non si arrabbia, Bramilla. Ma no, la Bramilla è troppo, sennò dopo ha visto, ha detto. Dimmi un piatto che lei farai mi è simpatico, io sono antipatico. Ma mi darà un piatto che c'è a Pasqua da Vissani? Vabbè, c'ho il capretto. Il capretto, c'ha. Fatto come il capretto alla Vissani? Sotto la cenere. Oh. Sotto la cenere? Sì. Cioè? Oh. Sotto la cenere. Cotto sotto la cenere e poi messo lì, abbiamo fatto. Vabbè. Guarda, la Bramilla, ti posso ospitare da me? Basta che no. Cucinare, ma perché lei non cucina un po' di verdure che aiutano anche ma a le cucino, la le cucino tante. Fanno bene alla salute. Le sono cucino delle cose tante. Ma ci sono i fruttariani che vogliono la frutta per terra. Sì, vabbè, per terra addirittura. Sì. Va bene, abbiamo sotto corona la pubblicità e ritorniamo tra poco. Sono felice che sei tornato, caro Vissani. Beh, evviva. Senti, io. Sei anche più moderato. Senti, posso dirti la mia? No. Durante la pubblicità me la puoi dire perché è sicuramente una volgarità, perché tu è sicuro. Un bacio a tua moglie. Eh? Un bacio a tua moglie. Vabbè, questo glielo darò io da parte tua. Vabbè. No, glielo do io. No, assolutamente. Pubblicità. E allora, come ogni venerdì, è il momento di Paolo Sottocorona e buongiorno a Valerio Rossi Albertini con la scienza del venerdì. Prego, Sottocorona. Buongiorno. Intanto vorrei rubare 10 secondi perché ogni anno lo faccio. Mi associo totalmente alla campagna contro quell'uso degli agnelli e di qualunque animale piccolo. Se dovete mangiare carne, mangiate carne, ma i cuccioli non si mangiano. E se quella curva che ho visto è vera, che è in calo, sono contentissimo. Certo che è vera, tutto quello che diciamo noi. È la Pravda. No, era. No, certo. Era fatto. Era retorico. Certo. Allora, situazione, pausa, intervallo, perché ci sono un po' di nuvole sull'Italia, ma ci sono anche delle belle schiarite. Al momento piogge quasi nulla. Vediamo cosa prevede il modello. Qualcosa sulle zone di nord-ovest, non molto intenso. C'è una piccola zona alpina fra Piemonte e Lombardia dove ci potrebbero essere precipitazioni, ma proprio sulle Alpi. Nevose, e questo vale anche per i prossimi giorni, dai 1500 metri in su. Domani si comincia a vedere l'inizio del peggioramento che era atteso, insomma si era visto che qualcosa peggiorava, tutte le zone alpine occidentali, poi la Valle d'Aosta, il Piemonte, ma qualche precipitazione comincia a interessare la Liguria, l'Alta Toscana e anche le zone di pianura del nord. Al centro e al sud più che qualche nuvola non c'è. Arriviamo alla giornata di domenica, il peggioramento molto marcato, prende il settore occidentale, vedete questi colori fra il giallo e il rosso, anche al di là del
confine, sulla Costa Azzurra, fenomeni molto intensi in Liguria, sull'Alta Toscana, quindi è un peggioramento marcato che risparmia, sembra risparmiare un po' le zone di pianura. Centro e sud con qualche nuvola in più, ma piogge quasi nulla. Diamo anche in chiusura un'idea di che succede nella giornata di lunedì. Comincia a mollare la presa al maltempo sulle zone di nord-ovest, qualche schiarita, però interessa ancora Toscana e Liguria, ancora vedete la parte orientale del nord, e qualche precipitazione tocca anche le zone centrali, soprattutto sulle zone interne, quindi soprattutto sull'Appennino. Quindi molto movimentata come situazione, d'altra parte succede quasi sempre così, lo sapete. Le temperature però, specie al centro-sud, si mantengono piuttosto elevate, anzi anche più alte del normale. Quindi in Sardegna, insomma, per chi ci andrà, in particolare quel signore che è già lì pronto e ha già prenotato l'aereo e quando ci saranno i titoli di coda è già pronto a scappare da questi studi, si chiama Urgu, avrà un bel weekend, eccolo lì, in Sardegna, già pronto a scappare. Allora, Valerio Rossi Albertini, eccoci qua. Con te invece introduciamo un altro grande tema che è legato all'attualità. Mercoledì la Camera ha dato il via libera al nuovo codice della strada, regole molto molto severe che io anche in parte condivido, peraltro, perché se si indipendentemente da chi le fa, eccetera, quindi una cosa importante, il nuovo codice della strada deve ancora arrivare in discussione al Senato. Che cosa succede, questo è quello che vorremmo capire con te, quando beviamo troppo e che cosa accade al nostro corpo? Che cosa accade al nostro corpo e come si fa a rilevare il tasso alcolemico? Perché lì c'è la tabella, sì, che ti fa vedere. Eccola qua. Allora, inizia a diventare, ad esserci una compromissione della risposta organica quando arriviamo ad una concentrazione di alcol all'interno del sangue di circa 0,5 grammi per litro. L'alcol, come lo assorbiamo? Beviamo la bevanda alcolica, l'alcol trapassa nello stomaco e nell'intestino ed entra nel flusso sanguigno. A quel punto ci sono delle reazioni, delle risposte. Vediamola un attimo insieme. La prima risposta, il rallentamento dei riflessi. Sì. Batti una mano sul tavolo. Ah. Perché io non ho bevuto. Sì. Si aumenta il tasso alcolico, vai. Più lento. Vai. E così via. Immaginati se anziché accendere la luce io stessi frenando, che la battuta di mano è la frenata della macchina che mi precede e i riflessi, cioè, più lenti implicano un effetto equivalente ad un aumento di velocità. E vediamo un altro effetto che è meno evidente. Guardate qui questo pannello. Qui sotto c'è una fotografia. Noi in condizioni ordinarie vediamo, abbiamo una visione bioculare di questo tipo. Possiamo vedere con quell'aerea di... Ecco qua. Ah, che bello, tutto organizzato. Perfetto, sì. E guardate che cosa succede. Man mano che aumenta il tasso alcolico del sangue, la visione periferica si restringe e abbiamo meno capacità. I nostri occhi. Bellissimo. Questo è quello che noi vediamo. Ora, io ho fatto questa fotografia, non si vede la targa, quindi la posso mostrare. C'è una macchina che mi sta attraversando la strada. Questa l'ho fatta io. Benissimo. Io la vedo chiaramente, rallento e mi fermo. Ma se ho bevuto, arrivo ad un punto che non vedo più la macchina. E quanto ho bevuto per vedere questo? Tanto. Un restringimento del campo visivo così, diciamo, marcato. Tre bicchieri di vino, due... Cioè, diamo questo una... dipende. Diamo un... Allora, dipende dal fatto che si sia bevuto a stomaco vuoto o accompagnato ad un pasto, magari anche abbondante, anche se in quel caso poi c'è un effetto di sonnolenza, e quant'è la massa corporea. Ad esempio, cioè, si dice... Certo, su di me tre bicchieri di vino possono avere un impatto, su di me meno, sullo chef Vissani sullo zero. Chef Vissani non zero, però proporzionalmente di meno. E allora, cosa misura l'etilometro? Perché ti ferma la polizia, tu hai bevuto, la polizia ti fa soffiare all'interno di un apparecchio. Una volta era il palloncino, adesso non si usa più il palloncino. Io qui farò una simulazione per farvi vedere come funziona l'etilometro. Ma come fa a sapere l'etilometro col fiato quanto alcol tu hai nel sangue? Perché è quello che conta. Ecco, sì. Perché c'è una proporzionalità. Guardiamo qui, facciamo lo stretto su questa bottiglia. Questa bottiglia è di acqua gassata. Io la stappo. Senti il rumore?
Hai sentito il rumore? Guardate, sì, l'effervescenza. Ecco l'effervescenza. Questa è la stessa cosa che accade. Quando noi respiriamo c'è l'alcol che sta all'interno del sangue che desorbe e trapassa nel fiato che espiriamo. Quindi queste bollicine che sono salite sono in quantità proporzionale al gas che c'è all'interno della bottiglia. La bottiglia è ancora gassata, ovviamente, ma un pochino è uscito. La fuori poi uscita... più lo tieni aperto, più si sgasa, ovviamente. Perché tu continui a respirare, naturalmente sì. Ecco, è queste bollicine, per così dire, cioè la quantità di alcol contenuto nel respiro che viene registrata, misurata, siccome c'è una proporzionalità con quella che abbiamo nel sangue, ecco che si può stabilire come funziona l'etilometro a conclusione. Allora abbiamo visto quali sono gli effetti del tasso alcolemico alto, come mai l'etilometro funziona e adesso vediamo come funziona. Questa è una simulazione, io non ho bevuto alcol, metto, sì, questo liquido particolare un po' in un bicchiere e un po' nell'altro bicchiere, esattamente tutto, lo stesso liquido, a 50-50. Certo. Sono tutte e due trasparenti, sì, e ora facciamo la prova. Metto dentro e inizio a soffiare. Facciamo lo stretto sul bicchiere, così si vedrà. Ecco, una specie di jacuzzi hai fatto. Adesso una... sì... State vedendo? Sì. Andiamo a registrare. Questo bicchiere in cui io non ho soffiato, vedi, il laser è completamente trasparente, ci passa in mezzo. Certo. Vediamo quest'altro, invece. Tadam, si accende come una lampadina. Ecco, colto in flagrante. Il liquido ha reagito all'emissione, in questo caso era soltanto anidride carbonica. Nel caso invece dell'etilometro è un gas, l'alcol etilico che viene rilasciato, ma l'idea è questa: tu hai un sensore che può essere un liquido o può essere un sensore più sofisticato, ad esempio un dispositivo elettronico che cambia le sue proprietà chimico-fisiche in base alla quantità di alcol che assorbe. Però in generale, caro Valerio Rossi Albertini, tanto grazie perché ci hai reso plastico una cosa molto interessante che magari a me non è mai capitata per ora che mi fermassero per il tasso alcolemico, ma possiamo dare un suggerimento? Giustamente tu hai detto dipende intanto dal fisico, sì, da cosa hai mangiato, naturalmente, però in generale per allora non incappare, diciamo, nella sanzione, anche lasciamo stare qui che siamo a livelli oltre arresto e quant'altro, ma anche per non incappare nella sanzione fino a 2170 euro e a 6 mesi di sospensione della patente, lì quello 0,8, sì, è facile. Per riuscire, allora, cioè, 0,8 in fondo non è così difficile. Non è così difficile arrivarci se uno si beve, soprattutto i superalcolici sono quelli che hanno la maggiore concentrazione di alcol etilico all'interno rispetto ad una birra che invece ha un 5%. Cioè, se uno ha bevuto di... troppo, allora organizzarsi prima. Se tu sai che vai a una festa, facci in taxi. Oppure se vai con altri amici in discoteca, uno a turno, questo si faceva in Scandinavia, io ci andavo da ragazzo, andavano in gruppo, in 5 in macchina, uno si asteneva, uno a turno si asteneva e quindi chi sapeva che non doveva bere sarebbe stato quello che guidava. Se però l'abbiamo fatto, ovviamente non mettersi subito alla guida, per riuscire ad abbassare il tasso alcolico. Dopo la pubblicità me lo spieghi. D'accordo. Come si abbassa il tasso alcolico? Pubblicità. E allora, prima di augurarvi buona Pasqua, dicevamo, qual è il segreto per evitare di essere fermati? Allora, di non mettersi subito alla guida dopo aver bevuto e di fare una bella passeggiata lunga, magari a passo svelto, perché quello, l'esercizio fisico, abbassa drasticamente perché il tasso alcolico. Perché il cuore batte alcolico forte, la mentre circolazione... invece sono bufale tutto quanto il resto, dice io mi succhio la mentina o il chicco bere di caffè. Tanta acqua? Bere acqua diluisce naturalmente, però comunque non è risolutivo, mentre invece fare esercizio fisico sì, consente di aumentare il tasso di distruzione, perché poi è il fegato che se ne occupa. Buona Pasqua a tutti, linea al telegiornale, noi ci vediamo martedì. Buona Pasqua.